Thank you thank you in occasione di queste giornate celebrative non dimentichiamo le cose passate non dimentichiamo perché oggi l'INFN ha in mano tre grandi progetti tra cui la più grande macchina acceleratrice del mondo e noi lavoriamo su temi di grande attualità la verità che noi cerchiamo si trova limite di 10 alla meno 33 cm andando dal piccolo al grande l'altra verità si trova a 10 alla 33 cm quindi abbiamo in mano 10 alla 66 cose da capire e da interpretare in modo corretto se non avessimo queste cose in mano i nostri figli e nipoti non saprebbero cosa fare invece no loro saranno tempestati di cose interessanti da fare e noi speriamo che in questa tempesta l'Italia abbia un ruolo primario di grande valore. Dalle memorie scritte di Edoardo Amaldi, 1925. Dopo l'esame di maturità, finì per iscrivermi a ingegneria, cedendo le insistenze dei miei genitori, che ritenevano la carriera di un fisico troppo incerta e scarsa di sbocchi. Vidi l'Istituto di Via Panisperna nell'autunno del 1925, quando cominciai a frequentare come studente del primo anno di ingegneria il corso di fisica. Corbino teneva delle lezioni brillanti, estremamente animate. Alla fine del biennio ci disse, se tra voi ci sono persone in grado di fare uno sforzo adeguato, questo è il momento giusto per cambiare, da ingegneria a fisica. Abbiamo un nuovo professore a Roma, è molto giovane, conosce la fisica moderna, si chiama Enrico Fermi. 1926. Enrico Fermi vince il primo concorso di fisica teorica ed è chiamato a Roma. Negli anni appena precedenti, tra il 24 e il 26, come professore incaricato a Firenze, instaura una profonda amicizia e collaborazione con Franco Rasetti, assistente alla cattedra di fisica sperimentale. Fermi rafforza in Rasetti la conoscenza della fisica teorica e Rasetti consegna a Fermi l'arte della sperimentazione, nella quale è un vero maestro. Rasetti descriverà in seguito questo scambio di competenze come una vera e propria incursione di Fermi nel campo dell'esperimento. Laura Fermi, moglie di Enrico, descrive nel suo libro L'amicizia tra i due scienziati. I laboratori di fisica dell'Università di Firenze erano in Arcetri, sulla famosa collina dove Galileo aveva abitato durante gli ultimi anni della sua vita e dove era morto. Guidato dall'amico Rasetti, Fermi spendeva lunghe ore cacciando i gechi, piccole lucertole innocue. Fermi e Rasetti rilasciavano poi i gechi catturati nella sala da pranzo per il piacere di impaurire le ragazze che servivano alle tavole. I due amici passavano ore sdraiati sullo stomaco, nell'erba, perfettamente immobili. 1926 anche Rasetti è chiamato a Roma come assistente di Orso Maria Corbino, occupando il posto lasciato libero da Enrico Persico, che è stato chiamato a Firenze sulla cattedra di Fisica Teorica. Questo scambio di personale rafforza i rapporti e le collaborazioni tra i due gruppi che raggiungono presto fama internazionale, lavorando su argomenti diversi i raggi cosmici a Firenze, la spettroscopia atomica, l'effetto Raman e a partire dal 1932 la fisica nucleare a Roma. 1929, a distanza di pochi anni dalle prime lezioni di fisica seguite da Maldi a Roma, Corbino pronuncia rivolto ai fisici romani queste parole. La sola possibilità di nuove scoperte fondamentali è nell'affrontare con successo il problema del nucleo atomico, questo è il vero obiettivo della fisica futura. In poco tempo Fermi raccoglie attorno a sé il nuovo gruppo di giovani e brillanti ricercatori, Franco Rasetti, Emilio Segret, Edoardo Amaldi e più tardi, nel 1934, il chimico Oscar d'Agostino e Bruno Pontecorvo appena laureato. Collabora con il gruppo anche un giovane fisico teorico di grande talento, Ettore Maiorana. In poco tempo il gruppo guadagna fama internazionale e diventa noto tra i colleghi stranieri con il nome di I ragazzi di Via Panisperna. Primo gruppo di ricerca della storia a lavorare come una vera e propria squadra. 1931, in perfetto accordo con la direzione che la fisica fondamentale sta prendendo in quegli anni, Enrico Fermi propone di chiamare in Italia le migliori menti mondiali nel campo della fisica fondamentale, intorno a una domanda dall'apparenza semplice, ma prima fino a quel momento di una risposta chiara. Qual è la reale struttura del nucleo atomico? Il primo convegno internazionale di fisica nucleare che si tiene a Roma, in parte al Palazzo della Farnesina, in parte all'Istituto di Via Panisperna. Vi partecipano numerosi premi Nobel e figure di rilievo della fisica dell'epoca. Tra i presenti, oltre a Enrico Fermi, premio Nobel nel 1938, c'era Ower Richardson, premio Nobel nel 1928, Robert Millikan, premio Nobel nel 1923, Marie Curie, premio Nobel nel 1903 e nel 1935, Guglielmo Marconi, premio Nobel nel 1909, Niels Bohr, premio Nobel nel 1922. Dei sette relatori, l'unico italiano è Bruno Rossi, che tiene una relazione sui raggi cosmici. L'importanza scientifica del convegno sarà enorme per la storia della fisica. 1934. I risultati delle ricerche del gruppo di via Panisperna sulla produzione di nuovi isotopi sono all'apice del successo. Racconta Edoardo Amaldi della sera in cui il gruppo scopre gli effetti del rallentamento dei neutroni. La sera stessa tutti gli amici vennero a casa nostra perché volevano scrivere immediatamente i risultati delle nostre esperienze. Fermi cercava di dettare, ma continuamente veniva interrotto da qualcuno di noi che voleva aggiungere o togliere qualche particolare. Avevamo una ragazza a casa, una giovane cameriera che si occupava del nostro bambino. Quella sera chiese a mia moglie se fossimo ubriachi. Naturalmente non eravamo ubriachi. Eravamo solamente eccitati per la scoperta che avevamo fatto. 1938, anno della promulgazione in Italia delle leggi razziali. Tra il 1935 e il 1937 Rasetti, Pontecorvo e Segré hanno lasciato l'Italia. Sul finire del 1938 Fermi si reca a Stoccolma per ricevere il premio Nobel conferitogli per... L'identificazione di nuovi elementi della radioattività e la scoperta delle reazioni nucleari mediante neutroni lenti e di lì prosegue per gli Stati Uniti, dove si stabilisce prendendo la cittadinanza nel 1944, motivato dalle origini ebraiche di sua moglie Laura. Nell'estate del 39 a Maldi, trascorso a sua volta un periodo negli Stati Uniti, scrive Dopo l'inizio delle ostilità in Europa, le autorità americane avevano sospeso la partenza di tutte le navi per l'Italia. Ginestra era incinta del nostro terzo figlio Francesco e io ero preoccupato di non poter rientrare al più presto possibile. In nessun altro periodo della mia vita mi sono sentito così angosciato in come in quei dieci giorni. Tornavo sapendo che il nostro gruppo non esisteva più. Senza alcuna speranza di poter lasciare negli anni seguenti l'Italia fascista, stavo andando incontro a un'Europa in guerra, la guerra nella quale a breve anche il nostro Paese si sarebbe portato e ancora peggio dalla parte sbagliata. Subito dopo la partenza di Fermi e degli altri scienziati in genere, fisici in particolare, che hanno lasciato l'Italia nel 1938, c'è stato un periodo veramente di grande depressione. Questo periodo è durato per parecchi anni e oggi, a distanza di tempo, possiamo dire che gli sforzi fatti non sono andati perduti. Effettivamente oggi in Italia esiste, posso dire, una fiorente scuola di fisica moderna. Non è solo più a Roma, non è solo più a Firenze e in molte università italiane, e i giovani che lavorano oggi, che sono nati, molti di loro perlomeno dopo la partenza di Fermi, certamente sono in grado di affrontare problemi di fisica veramente difficili e di apportare il loro contributo allo sviluppo della fisica moderna. Luci. Buonasera a tutti e innanzitutto grazie a Beatrice Schiros per la lettura eh, che ha aperto questa serata. Benvenuti a questa che è la serata inaugurale delle celebrazioni per i 70 anni dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che ha in qualche modo raccolto l'eredità della scuola di Via Panisperna e costruito in questi 70 anni lo straordinario successo della fisica fondamentale italiana, della fisica delle particelle e della fisica delle alte energie. Siamo all'Auditorium, Fondazione Musica per Roma, eh, Sala Sinopoli e quindi chiamo l'amministratore delegato Daniele Pitteri per un saluto da parte del padrone di casa. Prego. Buonasera signora Ministra, signor Presidente Zoccoli, signori invitati, buonasera. Noi siamo molto contenti di avervi qui questa sera perché sappiamo che per voi è un momento molto importante per un istituto così importante e solido ormai nella ricerca scientifica italiana ma siamo contenti perché noi abbiamo ormai da parecchi anni un, un rapporto di solida collaborazione che si concretizza soprattutto nel Festival delle Scienze ma che come potete capire anche questa sera ha anche dei momenti diversi, un accompagnamento. E io sono contento di avervi qui questa sera perché, sapete, in, questi, in questo anno e mezzo difficile in cui un settore come il nostro dello spettacolo, della musica dal vivo, ha sofferto tanto, eh, in realtà indirettamente, ma la vostra capacità della comunità scientifica, del pensiero scientifico di astrarsi e quindi di ragionare sui grandi problemi, per noi è stato molto importante, perché ci ha consentito di andare avanti in quest'anno e mezzo, di pensare alle cose nuove, di sperimentarle, di non pensare a quello che era prima il rapporto normale, il patto che avevamo con il pubblico, con le persone, ma di provare a cercarne un altro. L abbiamo sperimentato noi, molto l'abbiamo fatto noi, lo hanno fatto altri. Il Festival delle Scienze ci ha accompagnato, non siamo riusciti a farlo in presenza lo scorso anno, abbiamo lavorato a distanza, abbiamo fatto una bella edizione a distanza, in particolare con tutta la comunità scientifica italiana e con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Agenzia Spaziale Italiana ed altri partner scientifici, però loro ci hanno aiutato, voi ci avete aiutato, perché ci avete aiutato ad applicare un metodo non legato alla, eh, come dire, alla manualità, ma legato al tentativo di immaginare qualcosa di diverso che però potesse funzionare che però potesse consentirci di andare avanti, di avere speranza nel futuro. La scienza di questo anno e mezzo è stata per alcuni un qualcosa di disastroso, per molti è stata una guida, per quello che mi riguarda è stata una guida non solo per quello che vi ho detto, ma perché ci ha aiutato a capire che siamo in un mondo nuovo, diverso, dove... La scienza non è una cosa astratta, ma una cosa molto concreta, è una cosa che ci aiuta ad affrontare la quotidianità, i problemi di tutti quanti i giorni. E anche per noi che lavoriamo nello spettacolo, se abbiamo le luci così meravigliose le cose eccetera, è tutto frutto di un pensiero scientifico lungo che oggi si concretizza in questi prodotti. E quindi se noi impariamo a capire che la scienza è questo, e che quindi alla fine, dopo un lungo percorso, diventa la nostra quotidianità, diventa quello che ci orienta, penso che tutto quanto il dibattito attuale, delle volte un po' forzato, delle volte un po' esagerato, delle volte un po' fuorviato, possa morire e possa scomparire di fronte alla effettualità che la ricerca scientifica porta nella nostra quotidianità. Quindi io vi ringrazio, vi ringrazio per quello che fate, vi ringrazio di essere qui questa sera, vi ringrazio di accompagnarci e di essere i nostri eh, sodali in questa meravigliosa avventura che ormai da 16 anni facciamo qui, che è il Festival delle Scienze. E spero che tutto questo duri ancora molto. Grazie. Grazie a Daniele Pitteri per averci, come dire, per averci introdotto in questa serata, come, ricordandoci l'unione e la passione con nessuna arte e scienza, però adesso un nuovo padrone di casa in questo momento, chiamiamo che è eh, Antonio Zoccoli, Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per aprire ufficialmente la serata. Prego. Grazie. E buonasera a tutti, ringrazio il signor Ministro, Cristina Messa, ringrazio tutti voi per essere intervenuti. Sono 70 anni e devo dire che fa una certa impressione. Beh, abbiamo visto il filmato eh, dove c'è un po' di storia. In realtà, se dovessimo dire quando tutto è cominciato, forse dovremmo andare 20 anni prima, nel 31, quando fermi, Organizzò questo convegno a Roma e la sua domanda era: come è fatto il nucleo? Cosa c'è dentro il nucleo? Perché escono degli elettroni e non capiamo bene com'è fatto il nucleo. Quindi riunì tutti i più grandi scienziati del mondo per rispondere a questa domanda. Da allora, vent'anni dopo, è nato l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e abbiamo continuato a rispondere a questa domanda. Capivamo qualcosa, ci mancava qualcos'altro e facevamo un passo dopo l'altro. È un po' come. Gli esploratori, i grandi esploratori che solcavano gli oceani che un passo dopo l'altro spostano le frontiere delle terre conosciute, noi spostiamo le frontiere della conoscenza. Beh, questo lungo cammino ci ha portato dal 1951 ad oggi, sono passati 70 anni, costellati di tanti successi e soprattutto dall'aver compreso com'è l'universo. Ci sono stati. Eh, grandi risultati, premi Nobel, Carlo Rubbia, la scoperta dell'X, le onde gravitazionali e via dicendo. Poi magari lunedì prossimo si annunciano i Nobel e ce ne sarà qualcun altro, speriamo. Comunque, questo è, è stato una, una strada di successi, ma quello che conta non è quanti anni hai, 70 fa impressione, ma quanto ti senti giovane. Cos'è? Un giovane è curioso, vuole scoprire altre cose vuole stupirsi per quando comprende qualcosa di nuovo. Ecco, noi ci sentiamo molto giovani, dopo 70 anni è bello essere qua, vedere dove siamo arrivati, ma soprattutto pensare a dove arriveremo. Grazie. E quindi adesso è con grandissimo piacere che invito sul palco Cristina Messa, il nostro ministro dell'Università e della Ricerca. Buonasera ci accomodiamo? Ci vogliamo accomodare? Così come siamo in queste posizioni Via. non ci hanno dati i posti assegnati come si fa a certi matrimoni quindi scegliamo così a caso Ministro, buonasera e grazie di aver accolto il nostro invito per questa serata e niente, io parto subito dalla domanda forte, eh, l'INFN è come dire, un istituto d'eccellenza della ricerca italiana, che cos'è che caratterizza l'eccellenza del, intanto della fisica italiana, della fisica delle particelle, ma in generale della scienza italiana, a suo parere? Bene, intanto buonasera a tutti, grazie dell'invito e buon settantenario. Eh, cosa caratterizza la scienza la fisica italiana? L'abbiamo visto un po' anche nel filmato. È una storia, una storia affascinante da un lato, ma, ma molto importante dall'altro per tutti noi. Eh, la storia della fisica, secondo me, inizia già da un corso, di, da, 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 lo vedi subito nei corsi di laurea di fisica perché è un tipo di formazione veramente un po' particolare, che è una formazione molto aperta alle grandi problematiche, alla soluzione o all'investigazione di grandi problemi. Il metodo diventa secondario, la tecnica diventa secondaria, il punto focale è individuare i grandi temi e eh, mettere a punto eh, la metodologia per risolverli. Eh, ma sempre senza perdere l'attenzione verso il focus. Questa è una cosa che è molto caratteristica della fisica, purtroppo anch'io come medico ho avuto a che fare con molti fisici, però devo dire che questo dà una, eh, una capacità poi, dopo, quando, quando poi metti in pratica eh, quello che hai imparato all'università, di, eh, di una serie di, 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 di caratteristiche. Il primo punto è quello di non perdere il focus, che nella ricerca è molto importante. Il secondo è quello di eh, riuscire a lavorare eh, in, eh, in collaborazione. Uh, in maniera geometria variabile direi perché comunque si lavora anche da sole ci sono tanti tipi di fisica la fisica teorica sicuramente è molto solitaria uh, mentre altre lo sono meno ma poi alla fin fine c'è un network c'è un network molto forte che funziona questo è uno dei successi sicuramente dell'eccellenza grazie, allora le chiedo anche un'altra cosa dal suo punto di vista quali sono le scelte strategicamente vincenti sia in termini di risorse umane sia in termini economici eh, per gli investimenti in ricerca fondamentale innanzitutto finanziare la ricerca fondamentale questo, questo penso che... partiamo da una cosa una porta molto, semplice, molto semplice oggi è uscito ed è sul sito del ministero finalmente il primo bando italiano nazionale eh, che è volto a finanziare solo la ricerca fondamentale. È un bando che fa riferimento a un fondo che ha messo questo governo. Di 50 milioni per quest'anno e 150 milioni a partire dal prossimo anno. Se siamo bravi, riusciremo ad aumentarlo. Ed è un bando uh, sulla uh, scia della IRC, quindi suddiviso in, uh, uh, per giovani e per uh, uh, affermati ricercatori, consistente, ogni grant è di un milione, un milione e mezzo. Eh, eh, ed è uno dei metodi eh, per dare a, a, ai nostri ricercatori eh, una, come dire, una, una voglia, anche uno stimolo nello sviluppare idee e progetti, perché sono come legati all'idea all progettuale e alla figura del, del, dell'investigatore principale che è quello che dà un, come dire, la consistenza del progetto. Non basta, questa è una piccola parte. Eh, bisogna, io credo, eh, programmare di più. Non possiamo continuare ad avere un finanziamento e anche un'organizzazione della ricerca a picchi e bassi, a, a, rumoroso, e, <ride> e, eh, perché questo non dà certezza. Perché, eh, anche per chi governa non ha l'idea del budget dell'anno successivo e non avere questa idea veramente. Eh, io me lo appunto subito perché è un ministro che parla di certezza delle risorse in campo di ricerca Per almeno cinque anni. Poi, so, eh, <ride> ma io dico, insomma, una, una ricerca, se tu riesci a programmare sui cinque anni è già una ricerca molto diversa. Sarebbe un cambio di passo, devo dire. Se a farlo. Un cambio di passo. Provando. A proposito sì. di cambi di passo, Zoccoli, eh, è chiaro che nella storia di 70 anni di un istituto come l'INFN non può essere andato tutto liscio, dritto e, e, e in modo lineare, no? si parla tra fisici per cui il lineare non scompare subito. Ci sono stati dei cambi di passo di direzione in questi 70 anni e se sì quali? No, guarda, Non dico si... quanti, perché... No, cambi di passo ce ne sono stati tanti. E ci sono delle cose che, del, scoperte che avvengono in maniera magari inaspettata e queste ti fanno capire che c'è un campo ancora della ricerca che non conosci, che magari sospettavi fo ci fosse ma non eri certo che, eh, che fosse reale. Ad esempio, noi abbiamo cominciato, si diceva, a studiare il nucleo da cui il nome è l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ma poi siamo andati sempre più dentro alla materia. Abbiamo prima iniziato a studiare la materia, poi l'universo e ci siamo allargati dove c'erano cose da capire, siamo sempre andati a cercare di rispondere a queste domande: grandi domande, e più ci facevamo delle domande e più trovavamo risposte, e più capivamo che qualcosa non era chiaro. Ad esempio. Un primo risultato sicuramente per certi versi aspettato, ma molto sorprendente, è stato quando abbiamo scoperto che i quark, eh, le famiglie di quark non erano tre, ma ce n'era una quarta e quindi sicuramente ce n'eremmo state altre due. Quindi quando abbiamo scoperto eh, il quark charm e la particella j ma ce ne sono tante altre. Vorrei sottolineare una cosa su questo, che la, quello che ti fa fare il, il salto nella ricerca, oltre alla grande idea o qualcosa che scopri cercando qualcos'altro, è il fatto che per progredire tu hai bisogno di sviluppare della tecnologia di frontiera. Tutte le grandi scoperte sono state effettuate quando... È stata sviluppata una tecnologia nuova che ti ha permesso di accedere a delle informazioni che prima non avevi. Abbiamo cominciato nel 1600 con gli occhi, poi siamo andati con i cannocchiali, abbiamo scoperto eh, le, i satelliti di Giove, abbiamo scoperto le leggi di Keplero. E man a mano che sviluppavamo nuovi strumenti ci si aprivano nuovi campi, come se avessimo aggiunto dei nuovi sensi a quelli dei nostri occhi. E questo è vero, per esempio, nella nostra ricerca quando sviluppiamo acceleratori nuovi andiamo ad alte energie, possiamo spingerci più vicino all'origine dell'universo, andare sempre più dentro la materia o sempre più lontano nel cosmo. Quindi, la cosa fondamentale secondo me. Eh, sono i cambi non solo nella conoscenza ma anche nella tecnologia perché le due cose vanno a braccetto, non possono andare disgiunte una dall'altro E molte volte i salti nella tecnologia vengono perché tu vuoi capire meglio qualcosa e sviluppi una tecnologia innovativa. Tecnologia che sappiamo benissimo ha avuto, appunto, ci sono stati tantissimi spin off dall'INFN, dal CERN e da tutto quello che è lavoro di ricerca fondamentale. Quali sono i progetti su cui punta adesso l'INFN? <ride> Eh, questa è una domanda che io abbiamo, potrei parlare per un'ora. Abbiamo un tre minuti, ecco, abbiamo una scaletta sembrava. strettissima. Allora, eh, come dicevamo, dobbiamo fare un passo in avanti. Allora, un passo in avanti rispetto a quello che conosciamo. Abbiamo scoperto il bosone di Higgs, abbiamo scoperto le onde gravitazionali. Bisogna che allarghiamo il nostro campo di indagine. Quindi, ovviamente quello che c'è dopo il bosone di X, comprendere meglio quello che c'è dentro la materia, le leggi fondamentali, la simmetria tra materia e antimateria nell'universo e quindi costruire una nuova macchina acceleratrice, è quello che stiamo studiando, poi dopo ci sarà Fabiola Gianotti che parlerà di questo, un nuovo acceleratore molto più grande per andare ancora più in profondità nei misteri della materia e dell'universo. Abbiamo detto che abbiamo scoperto le onde gravitazionali. Eh, le onde gravitazionali aprono dei nuovi orizzonti nella ricerca, mentre prima guardavamo le stelle con un cannocchiale. Poi ci siamo allargati, abbiamo usato i raggi X, i raggi gamma, infrarosso, ultravioletto, tutte le bande eh, del, delle onde elettromagnetiche, tutte le frequenze. Poi abbiamo iniziato a usare i neutrini e adesso abbiamo anche le onde gravitazionali. Le onde gravitazionali ti forniscono delle informazioni complementari sull'universo. Quindi le metto insieme agli altri e ho tanti messaggeri che vengono dal profondo del cosmo che mi danno informazioni. Ecco, mettere insieme tutto questo e quindi sviluppare un nuovo rivelatore per le onde gravitazionali, abbiamo proposto l'Einstein Telescope che potrebbe essere una nuova infrastruttura da collocare in una regione con bassissima sismicità e cosa c'è di meglio in Europa se non la Sardegna e quindi abbiamo proposto questa grande infrastruttura, io ogni tanto telefono al alla Cristina e, e le propongo, le ripropongo questo, questo caso di fisica, devo dire che lei siccome ha lavorato sulle infrastrutture di ricerca lavoro, eh, in Europa è molto sensibile a questo e poi dicevamo di tecnologia, ad esempio sviluppare nuovi acceleratori, quindi abbiamo un altro progetto a Frascati per tecniche innovative, si chiama eupraxia, tecniche innovative per accelerare le particelle in poco spazio se continui a farmi parlare posso parlare del laboratorio del Gran Sasso e di tutto il resto, posso parlare per tantissimo tempo. No, no, fermiamoci anche perché mi pare già una notizia <ride> che il Presidente dell'INFN faccia stalking al Ministro per, per proporre la Sardegna per l'Einstein Telescope, insomma è già, già interessante che sicuramente bassa sismicità lì c'è di sicuro. Ministro, Veniamo al piano nazionale ripresa e resilienza, insomma c'è questo enorme investimento dei fondi europei, eh, quali sono le strategie di investimento del, dei fondi europei per quello che riguarda l'aspetto della ricerca scientifica? Quali saranno o quali possiamo immaginare che possano essere? Sì, allora sono, mi limito agli aspetti relativi alla ricerca ma tenendo sempre conto che ricerca... Vuol dire anche formare il nuovo personale per la ricerca, principalmente i ricercatori, ma anche i tecnici, i tecnologi. Quindi eh, noi abbiamo bisogno estremo non solo di acquistare e, e, oppure di sviluppare strumenti, ma abbiamo bisogno di persone che lo sappiano fare. Questa è una carenza molto grossa che abbiamo in Italia, di competenze. Eh, ci sono circa 11 miliardi per la ricerca per quanto riguarda la missione 4 e di questi eh, circa 5 sono eh, impiegati per lo più per ricerca fondamentale, quella che mi chiedeva prima, eh, e 6 invece per una ricerca di filiera, una ricerca eh, mh, più vicina a, diciamo, al mondo produttivo o addirittura al mercato. Uh, e usciranno dom oggi, domani escono invece le linee guida su come applicare a questa ricerca di filiera che è rivoluzionaria per due aspetti. Uh, il primo aspetto è che sono 6 miliardi e non più di 60 progetti. Quindi uh, bisogna veramente fare un grandissimo sforzo di, uh, uh, di collaborazione e di individuazione del partenariati grossi che possano portarli a termine. Eh, io non credo che disperdendoli saremo, uh, faremo quello che dobbiamo fare, cioè uh, riuscire a utilizzare dei fondi per uh, riportare il livello di ricerca e di sviluppo, innovazione e mercato a un livello più alto e poi mantenerlo da sé per gli anni successivi, perché la temporaneità del PNRR ci veramente rende responsabili del fatto che la sostenibilità a lungo termine acquisisce un valore fondamentale. Quindi, pochi progetti molto grossi che includano partenariati molto forti. Il secondo aspetto particolare è che per questa parte qua eh, sono tutti i progetti in cui si chiede la collaborazione di eh, enti di ricerca, accademia e eh, in, impresa, chiamiamola impresa essenzialato, e quindi delle, delle grandi collaborazioni pubblico-private. Questo è eh, qualcosa che sicuramente abbiamo fatto anche nel passato, ma con una fatica immensa, perché purtroppo abbiamo tanti vincoli che eh, ci allontanano da questo rapporto pubblico-privato, vincoli che ci siamo creati noi nel tempo. Eh, allora, oggi ne abbiamo proprio parlato in Consiglio dei Ministri, noi lanciamo questa cosa e a seguito di questa cosa faremo dei cambiamenti anche normativi su come lavorare insieme. Per cui sono due aspetti molto importanti. Eh, per quanto riguarda invece più la ricerca di base, oltre alla, a quella classica che già conosciamo, ehm, c'è un fondo interessante eh, per i giovani ricercatori vincitori di ARSI o di Marie Curie o, di, o che sono nel seal of excellence di 600 milioni. E con quello io vorrei veramente cercare di dotare enti e università, di, eh, tipo come in un certo senso il Rita Levi Montalcini, quindi di figure che abbiano voglia di portare il loro grant da noi e riuscire a spenderlo. Ovviamente cosa dobbiamo garantire a questi giovani? Una posizione? perché comunque non vengono per niente, l'indipendenza della ricerca, la possibilità di fare i loro progetti e un'idea di quali sono le carriere in Italia. Quindi si porta dietro una serie anche questa di eh, revisioni e riforme che stiamo facendo con grande <ride> impegno e anche entro determinate scadenze. Guardi Ministro, trovo un piano molto apprezzabile, vedo che in parte ispirate le borse agli ERC, sicuramente forse i grandi progetti ispirati alle, alle flagship dell'Unione Europea, in qualche modo ovviamente con i limiti eh, degli investimenti che possiamo fare, un piano molto ambizioso e le auguro buona fortuna in questo senso perché penso che ne abbia molto bisogno. <ride> La ringrazio tantissimo e ringrazio Antonio Zoccoli per averci tenuto compagnia. ciao. ciao. Ti accompagno. Voi, Segnatevelo, io prevedo prima della fine della serata di cadere da quel, da quel gradino lì. Però intanto adesso chiamo Beatrice Schiros per una seconda lettura prima di iniziare la seconda parte della serata. 1935. Il fisico giapponese Hideki Yukawa ipotizza che le forze responsabili della struttura dei nuclei atomici, ovvero delle interazioni tra protoni e neutroni all'interno del nucleo siano dovute allo scambio di una particella sconosciuta, 200 volte più pesante dell'elettrone. Ad apparente riprova di questa ipotesi, l'anno successivo due ricercatori americani, Carl Anderson e Seth Nedermeyer, scoprono una particella che ha proprio quella massa e la battezzano mesotrone. I conti tornano come da previsione. Il mondo subatonico sembra riservare ancora pochissimi segreti, ma lontano dall'essere un punto fermo, la scoperta del Mesotrone apre la strada a un nuovo campo di ricerca: Oreste Piccioni. La mia iniziazione al Mesotrone avvenne nel 1940, nelle montagne italiane vicino al Cervino, quando io aiutavo Gilberto Bernardini, Bruno Ferretti ed altri con medio entusiasmo, eccetto che per lo sci. Fu soltanto quando vidi nel 1941 un articolo di Rasetti che il mio entusiasmo salì ad alto livello. Fortunatamente Conversi si unì a me, Marcello Conversi. Piccioni ed io, quando sul finire del 1941 decidemmo di lavorare insieme, avevamo in mente la determinazione diretta della vita media del mesotrone. Piccioni, con alcuni anni di esperienza più di me, aveva una profonda conoscenza ed un grande entusiasmo per l'elettronica e la maggior parte dello sviluppo che ne seguì fu dovuta alla sua grande competenza. Il compito di sviluppare una tecnica adeguata era già arduo di per sé e venne reso ancora più gravoso, ovviamente, dalle condizioni imposte dalla guerra. Estate 1943. Dopo il bombardamento del quartiere romano di San Lorenzo, vicino alla città universitaria, un gruppo di giovanissimi scienziati italiani, Marcello Conversi, Ettore Pancini e Oreste Piccioni, decidono di trasferire i loro apparati sperimentali negli scantinati del Liceo Virgilio, considerato più sicuro perché è vicino al Vaticano. L'obiettivo della loro ricerca è la misura della vita media del Mesotrone. La nuova particella scoperta oltreoceano. Sempre nel 1943, scrive Amaldi nelle sue memorie dell'esperienza in istituto. Ve n'era una che volevamo mandare avanti a tutti i costi. Si trattava dell'esperienza sulla misura della vita media del mesotrone. A Marcello Conversi venne l'idea del liceo Virgilio in via Giulia a poca distanza da San Pietro. Fu così che prendemmo contatto con il preside della scuola. L'apparecchiatura fu montata su un carretto tirato a mano e trasportata dall'istituto Guglielmo Marconi al liceo. Nel laboratorio improvvisato del liceo Virgilio cominciano le misure sull'assorbimento dei mesotroni nella materia, senza pancini, che nel frattempo, attivamente impegnato nella lotta antifascista, è partito come comandante del GAP in Veneto. Subito dopo la liberazione di Roma l'esperimento torna all'università e a partire dalla primavera del 1945 riprende a lavorarci anche Ettore Pancini. 1946, dopo un anno di misure ininterrotte, conversi Pancini e Piccioni giungono a una conclusione sorprendente. Il mesotrone non può essere la particella di Yukawa, la mediatrice della forza nucleare. Quella che era ormai una certezza per la comunità dei fisici di tutto il mondo cade di fronte alle misure raccolte sotto i bombardamenti e nel primo anno post bellico. Pur avendo la massa prevista, infatti, il mesotrone non interagisce con i nuclei atomici. Lo stesso Conversi racconterà in seguito che il risultato era così imprevisto che i tre credettero inizialmente che ci fosse qualche disfunzione nel loro apparato. Bristol 1947. Tre fisici stanno studiando le tracce lasciate dai raggi cosmici sulle loro lastre fotografiche. Sono Giuseppe Occhialini, formatesi alla scuola di arcetri con Bruno Rossi. L'inglese Cecil Powell e il brasiliano Cesar Lattes. L'analisi delle numerose immagini raccolte mostra che il mesotrone è un corpuscolo prodotto dalla disintegrazione di una particella di poco più pesante, il pione, che interagisce con i nuclei atomici e assume a buon diritto il titolo di vera particella di Yukawa. Ecco la prova che la particella studiata dai tre giovani italiani è qualcosa di nuovo, di sconosciuto e mai previsto, simile al comune elettrone ma 200 volte più pesante, una nuova particella che viene battezzata col nome di nuone. Dichiarerà in seguito a Maldi, principale artefice con Gilberto Bernardini della sopravvivenza e dello sviluppo della fisica italiana nel dopoguerra, Mantenere funzionante a tutti i costi questo esperimento era diventato una specie di simbolo della nostra volontà di continuità culturale e politica. 1968 lo statunitense Luis Alvarez riceve il Premio Nobel per le sue ricerche sulla fisica delle particelle. Di fronte al Re di Svezia e agli accademici di tutto il mondo, dà così inizio al suo discorso. Vorrei dire che la moderna fisica delle particelle iniziò negli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale, quando un gruppo di giovani fisici italiani, conversi, pancini, piccioni, che erano a Roma, nascosti alle forze di occupazione tedesca, iniziarono un esperimento fondamentale. Che cosa questo? Grazie ancora. No, fermi tu. O, o erano particelle nuove, mai prima osservate? Che cosa erano questi corpuscoli della radiazione penetrante? Erano elettroni o protoni? O erano particelle nuove, mai prima osservate? Grazie ancora a Beatrice Schiros per il suo secondo intervento e a questo punto io chiamo a unirsi a me Luciano Maiani, già professor, ora, professore emerito di fisica teorica alla Sapienza Università di Roma, già presidente dell'INFN dal 1993 al 1997 e dal 1999 al 2003, secondo direttore generale italiano del CERN, professor Maiani, buonasera. Ci vogliamo accomodare? Così? mettiamoci qui. Allora accomodiamoci così. Intanto nella sua carriera di scienziato ha avuto tantissime sfide. Io stasera gliene propongo una peggiore. La prima domanda che le faccio è: come siamo arrivati all'INFN di oggi? Ma abbiamo quattro minuti per rispondere. Sì, beh, diciamo, avete sentito i primordi della fisica. Dopo, nel dopoguerra. Bisogna ricordare che le grandi figure di prima della guerra in Italia, cioè Fermi, Rasetti, Bruno Rossi, eccetera, avevano formato delle vere scuole e queste scuole sono addirittura cresciute durante la guerra, anche se molto isolate. Roma faceva storia a sé, ma c'erano altri centri, Padova, Milano, Torino, eccetera. E dopo la guerra questi fisici si sono ritrovati e hanno preso in mano la situazione della fisica italiana. E hanno cominciato con un laboratorio in cima alle montagne, il famoso laboratorio della testa grigia sul cervino, un laboratorio in cui si studiavano i raggi cosmici, come ci ha detto eh, poco fa eh, nella lettura. Eh, con studiati esponendo alle emulsioni e lì si sono formate le nuove generazioni, Carlo Rubbia, Ettore Fiorini e così via. Il passo successivo è stato quello di riunire tutti questi gruppi in una unica struttura che è appunto l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Si chiama nucleare perché a quel tempo ancora la frontiera il nucleo era una frontiera, ma in realtà stava nascendo una nuova frontiera, la frontiera della fisica delle particelle che, come c'è stato ricordato, ha avuto come punto di inizio l'esperimento di Conversi, Pancini e Piccioni. E da lì l'INFN si è caratterizzato come capace di fare delle grosse infrastrutture e la prima è stata il sincrotrone di Frascati, Giorgio Salvini che in pochi anni è riuscito a creare una macchina che era alla frontiera della macchina di allora. E il resto è venuto... Sì. È venuto, sembra quasi che sia venuto da sé diciamo, ecco, ha nominato Giorgio Salvini, tra i grandi fisici che furono fondatori dell'INFN c'erano Giorgio Salvini, Edoardo Amaldi Gilberto Bernardini che furono anche tra i principali promotori per la nascita del CERN di Ginevra eh, come si è arrivati alla nascita del CERN nel 54? Beh, visto che in Italia si è partiti sostanzialmente l'INFN è partito prima del CERN no? sì, l'INFN è partito prima il CERN è nato dalla confluenza di due grossi problemi, come mantenere la scienza in Europa, dato che la scienza aveva raggiunto ormai delle dimensioni che andavano al di là delle dimensioni di, di, delle nazioni, e contemporaneamente come rimettere insieme l'Europa come entità culturale, politica che usciva. I pezzi dalla guerra e quindi ci furono grandi scienziati che incontrarono grandi politici e da, questi, da, questi, da questo incontro è venuto fuori il CERN. Io voglio solo ricordare una cosa interessante. L'Italia aveva provato a proporre un, un luogo dove creare il CERN, che era Como e ci fu Fu studiato questo problema, ma era il tempo della guerra fredda, era un tempo in cui la gente identificava la nostra fisica con la fisica della bomba atomica e a Como ci fu una violenta reazione, soprattutto da parte della sinistra, contro questa idea. E quindi il Sindaco abbandonò. La stessa reazione ci fu a Ginevra, ma lì la risolsero in un altro modo, fecero un referendum. Il referendum approvò la costruzione del CERN che solo fu spinto fuori alla periferia di Ginevra, proprio vicino alla frontiera francese. E questa è la fortuna del CERN, ha fornito al CERN un territorio in cui nei 20, 30, 40, 50 anni dopo si sarebbe sviluppate le grandi macchine. a CERN. Le grandi macchine sì, ecco, le, le, cogliamo l'occasione per ricordare che il CERN eh, ha, ha avuto il percorso, il percorso di questo grande centro di, di, di ricerca europeo, ha, ha avuto un sostegno importantissimo da parte dell'Italia, una grande presenza di scienziati italiani sia in ruoli apicali, organizzativi, peraltro appunto abbiamo un direttore generale qui del CERN, anzi ne abbiamo due ma l'altro arriverà dopo. Eh, e, e poi anche dal punto di vista de, della ricerca, insomma, ricordiamo per esempio il premio Nobel di Carlo Rubbia del 1984 eh, per la scoperta dei mediatori dell'interazione debole di cui abbiamo anche un piccolo video che ce lo ricorda. Se non parte il video andiamo avanti noi. Possiamo procedere senza il video? Chiedo la regia, io procedo senza il video, non parte. Facciamo senza il video, però ecco, questa del 1984, eh, bosoni vettori intermedi, è stata una, come dire, anche questa è una scoperta ottenuta grazie anche a una grande capacità visionaria, ha dato un contributo fondamentale alla composizione di quello che, che i fisici chiamano, voi, voi fisici chiamate il modello standard. No? Ecco, come è andata anche questa grande scoperta? La teoria standard, o il modello standard, è nato a partire dagli anni 60. devo dire che Enrico Fermi nel 1949 aveva preconizzato qualcosa del genere, immaginando che le particelle nucleari che noi vediamo fossero in realtà degli stati composti di altre particelle più, più semplici e. Queste negli anni 60 furono identificate nei quark, però bisognava fare una teoria dei quark e lì diciamo, devo dire che un ruolo importante è stato giocato da quelle che chiamiamo le interazioni deboli e tra queste voglio ricordare, per questo voglio ricordare Nicola Cabibbo, che inquadrò le interazioni dei quark in uno schema che faceva presagire la possibilità di una unificazione delle forze nucleari e questo poi è avvenuto, ci sono state diverse idee de, de teoriche di Weinberg, Salam, Higgs, Glashow eccetera e l'idea alla base di questo era che queste interazioni venissero mediate da nuove particelle che erano viste come delle cose che si sarebbero scoperte chissà quando. E, e invece è venuta fuori questa idea delle, degli anelli di collisione, peraltro diciamo creata a livelli più e meno nell'ambito dell'INFN da Bruno Tusche e i suoi collaboratori e Carlo Rubbi ha trasformato questa idea nella, in una macchina geniale che faceva collidere protoni e antiprotoni e con questo è riuscita a conquistare l'energia sufficiente per creare il bosone intermedio. È stata una scoperta straordinaria che tutti abbiamo vissuto con un entusiasmo pazzesco perché sembrava di essere arrivati veramente alle, alla frontiera della fisica ed era in realtà era, era così. E in pochi anni è stata messa su questa teoria che diciamo, risponde oggi a quasi tutte le domande che noi possiamo fare sulla fisica delle particelle. Cosa ci sarà dopo? Magari lo scopriremo quando la prossima macchina del CERN. Quello ne parliamo con la prossima macchina una, del CERN. È la prossima puntata, diciamo. Ma siamo sicuri che ci sarà qualche altra cosa. Intanto, ecco, io ringrazio tantissimo Luciano Maiani per questa breve ma, ma appassionata ricostruzione. Mi ha fatto anche ricordare che nel 1984, eh, quando finalmente c'è questa grande scoperta, grazie professor Maiani. Io facevo il secondo, il secondo anno di università, aiuto, cosa abbiamo perso? Il video. Il video, abbiamo un video, lo so che abbiamo un video. Facevo il secondo anno di università e Carlo Rubbia venne a tenere un seminario all'Università di Milano, eh, che era una cosa affollata come un concerto dei Genesis, più o meno. Dopo questo brevissimo ricordo, eh, passiamo adesso. Luciano Maiani ha detto una cosa molto interessante: che l'INFN si è distinto come un istituto che è stato capace di costruire. Ah, il video è partito. Dopo. Producono nella collisione un numero di altri oggetti, come se in questa collisione al posto di finire con due rottami, le finisse con due macchine nuove. Ecco, come si eh, diceva, il processo di eh, collisione per i fisici delle particelle elementari è un processo meraviglioso, è un processo costruttivo. Eh, in un certo senso è totalmente diverso dall'idea che uno si fa in, nella vita di tutti i giorni di una collisione, per esempio, due automobili eh, che si scontrino alla fine. Eh, ci lasciano dei rottami. Eh, due particelle elementari che si scontrano eh, producono nella collisione un grandissimo numero di altri oggetti, come se in questa collisione, al posto di finire con due rottami, le finisse con due macchine nuove, più eh, 35 eh, biciclette, più un, auto, un, un autotreno e Magari un cavallo e quello che vuole. Quindi in un certo senso il, il processo di, eh, di collisione è il processo eh, creativo per eccellenza. Ed è in queste collisioni estremamente violente che eh, si producono queste cose meravigliose che sono i, i bosoni i vettori intermedi. Vi chiedo perdono perché io pensavo al prossimo video, non a quello che avevamo recuperato di Carlo Rubbia. E, sì, prossimo video perché Luciano Maiani, stavo ricordando prima, ha nominato la grande capacità dell'INFN di costruire enormi strutture. Tra queste grandi strutture... Da un'idea del 1979 nascono i laboratori Nazionali del Gran Sasso, eh, da un'idea di Antonino Zichichi di cui abbiamo qui un altro video. E se non c'è questo video sono fregato per la seconda volta. Cioè. era ed è ancora il collasso stellare. Ce ne dovrebbero essere 3-4 ogni secolo. Siamo indietro di quattro secoli. Perché l'ultimo a osservarlo fu Galilei. Mancano quindi dall'appello una decina di collassi stellari. Quindi, noi aspiriamo a fare questa grande scoperta di, di misurare i neutrini dei collassi stellari. Il, la cosa più interessante, che è stata fatta a Grantasso, secondo me, è, è lo studio delle oscillazioni dei neutrini solari, eh, cosmici e fra poco quelli che vengono artificialmente prodotti al cielo. Allora, per parlare dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, io invito con me sul palco Lucia Votano, che è dirigente di ricerca e merito dell'INFN, direttrice dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dal 2009 al 2012. Facciamo cambio di posto? Sì, io, do, okay. Mi dispiace per Luciano Maiani, ma non devo starci io al centro, insomma. <ride> E, e Grazie Lucia, buonasera. Allora intanto dai tempi abbiamo parlato di Bruno Rossi e di quando ci si chiedeva che cosa fosse la misteriosa radiazione, la radiazione cosmica che registrava i suoi strumenti. Poi siamo andati qualche chilometro sottoterra per cercare di schermarla, quella radiazione cosmica perché era diventata un fastidio, per cercare dei segnali di eventi rari. Com'è andata? Che è successo là sotto? Beh, devo dire che intanto è andata benissimo perché la, mh, è stata una decisione strategica vincente quella di costruire già negli anni Ottanta una grande infrastruttura di ricerca come il laboratorio del Gran Sasso che ancora oggi è il più grande e il più importante al mondo. La, come lei diceva, appunto, la decisione, la proposta è della fine degli anni '70, la costruzione andò ad opera dell'allora presidente dell'INFN Antonino Zichichi. La realizzazione andò velocissima perché già nell'87 gli scavi erano finiti, e tra la fine degli anni 80 e i primi anni del 90 ehm, entrarono in funzione i primi esperimenti, che erano essenzialmente dedicati alla fisica dei neutrini, queste misteriose <ride> e sfuggenti particelle. Che proprio in quegli anni si erano resi protagonisti di un giallo della, della fisica, della scienza, quella della scomparsa di un certo numero di neutrini elettronici o muonici rispettivamente eh, nei neutrini provenienti dal Sole o quelli dell'atmosfera. Questa cosa ha intrigato moltissimi fisici che i quali tessera dopo tessera alla fine hanno capito che il colpevole era proprio il neutrino, nel senso o meglio la sua capacità di trasformarsi tra un tipo e l'altro eh, dei tre tipi conosciuti e questo è il fenomeno quantistico. Delle oscillazioni che è stato un grande successo della fisica astroparticellare perché eh, diciamo, l'oscillazione può avvenire solo se i neutrini hanno una massa, mentre il modello standard prevedeva che non ce l'avessero. Ora i neutrini non hanno finito mh, di sorprenderci, non solo diciamo, il Gran Sasso ha dato grandissimi contributi sia ai neutrini solari, dapprima con GALEX, GNO e poi con Borexino un esperimento che è unico al mondo ha misurato tutto lo spettro dei neutrini ma anche nella dei neutrini muonici prima con macro, poi con opera che ha utilizzato il fascio dei neutrini muonici provenienti dal, dal CERN ma come dicevo i neutrini non finiscono di sorprenderci perché adesso possiamo dire che sono i principali indiziati di un altro grande giallo che è quello della scomparsa dell'antimateria. Nei primissimi istanti del, dell'universo nel senso che noi sappiamo che eh, diciamo, all'inizio di tutto materia e antimateria erano in pari quantità, ma è intervenuta una qualche assimmetria nelle leggi che regolano le interazioni tra le particelle che ha privilegiato l'uno rispetto all'altro. Ebbene, c'è una teoria molto accreditata che attribuisce questa responsabilità ai neutrini, una teoria che eh, prevede che però i neutrini non, siano, non soddisfino come le altre particelle, l'equazione di Dirac, la famosa equazione di Dirac, ma siano particelle di Majorana. E la natura di Majorana dei neutrini può essere provata nei laboratori sotterranei, in particolare al Gran Sasso, che in questo momento ha un primato veramente mondiale con i due esperimenti Cuore e, e Gerda rispettivamente, eh, con la, il doppio decadimento beta degli isotopi del tellurio oppure eh, del Germanio. L'altro grande argomento di studio al gran sasso è quello del eh, lato oscuro del, dell'universo e in modo particolare quella che chiamiamo la ricerca la caccia diretta alla materia oscura nel senso che ci, si cercano collisioni tra la, la materia oscura e Uh, le, um, le, insomma, le, le, I nostri rivelatori, che sono di materia ordinaria, e devo dire che anche qui il Gran Sasso ha cioè un primato mondiale perché non solo. Uh, ha, ha diversi esperimenti con tecniche diverse ma l'esperimento xenon in questo momento è quello che ha dato i limiti migliori sulla interazione di alcuni candidati di materia oscura che chiamiamo WIMP. L'altra cosa molto importante è che sia nel decadimento doppio beta senza neutrini sia Uh, per quello che riguarda la caccia alla materia oscura, sono in pista nuovi esperimenti di, di, di prossima generazione. Quindi concludo dicendo che il Gran Sasso ci ha avuto un grande passato, uh, un buon presente, un, ottime prospettive per il futuro e questa è proprio la dimostrazione che, che fare delle grandi infrastrutture di ricerca al momento giusto Uh, crea delle scuole che poi consentono di raccogliere molti successi. Allora, intanto grazie a Lucia Votano per, questo, per questa sintesi meravigliosa, peraltro, in cui ha affrontato due, due argomenti che, che a me affascinavano tantissimo, sia i neutrini che la materia oscura, e che affascinavano anche un visitatore, affascinarono un visitatore straordinario del laboratorio del Gran Sasso qualche anno fa. Abbiamo una lettura, noi stiamo qua tutte e due. Eh, abbiamo però una lettura ancora, chiamo, chiamo di nuovo Beatrice Sciros e Umberto Petrin che la accompagnerà nella sua lettura perché sentiamo di Andrea Camilleri i laboratori del Gran Sasso. Con grandissimo dispiacere di mio padre, che era fisico matematico, arrivai alla terza liceo che ancora non sapevo memorizzare le tabelline. Figuratevi se potevo affrontare la trigonometria o la fisica. Devo confessare che, col trascorrere degli anni, ho sempre più rimpianto di non essere mai riuscita a capire nulla di matematica e di fisica. Con l'età. Ho cominciato a giudicare questa mia incapacità come una vera e propria menomazione connaturata, una malformazione di nascita, un brutto handicap che mi impediva una più ampia comprensione del mondo. La discreta conoscenza letteraria della quale sono in possesso riesce infatti solo a spiegarmi in parte i comportamenti umani. Ma non riesce minimamente a illuminarmi su elementari fenomeni quotidiani come il sole, l'aria, la luce, la terra, il fuoco. Sono insomma un rappresentante mezzo cieco di una delle due culture che anela ormai in vano a conoscere un minimo, un qualcosa dell'altra cultura, perché pensa che ne uscirebbe enormemente arricchito. Così. Per rifarmi, assiduamente leggo le pagine scientifiche dei giornali e per quel poco che riesco a capirci mi entusiasmo ad ogni nuova scoperta, a ogni nuova avventura scientifica. Ecco, sono come un tifoso che esulta a bordo campo ma non saprebbe calciare un pallone. Perciò, la prima volta, poiché ebbi la fortuna di una seconda occasione, accolsi con entusiasmo l'invito a visitare i laboratori del Gran Sasso. Ci entrai, lo confesso, con un certo batticuore che si accentuò non appena mi resi conto della vastità incredibile di quei laboratori sotterranei. La prima impressione che ne ebbi fu quella di vedere tre enormi cattedrali viventi messe l'una accanto all'altra. Io, che non sono credente, ne ebbi come un senso di religiosità laica. Mentre mi parlavano delle ricerche in corso, tra le quali una che avrebbe spedito dei neutrini da Ginevra, io mi incantavo dietro agli stupendi nomi coi quali venivano designate le varie ricerche, che mi aprivano la fantasia, me la liberavano, mi trasformavano le grandi apparecchiature in immense suggestioni in grado di trasportarmi in un fantastico viaggio verso il Sole, le stelle, assai più che delle comuni astronavi. Un laboratorio di queste proporzioni ti fa precipitare in una irrealtà filmica. Ti pare di essere dentro una scenografia di 007, invece è vera, non è una finzione, è una realtà, la vedi. Poi il direttore mi spiegò una faccenda che mi commosse fino alle lacrime. Mi disse... Che avevano molta difficoltà ad analizzare le particelle per la loro mutabilità, per la loro facilità nel contagiarsi a vicenda e che quindi dovevano essere, come dire, filtrate attraverso del piombo puro, piombo che non si trova più. Vennero a sapere, però, mi raccontò il direttore, che al largo di Mazzara del Vallo c'era una nave, una nave romana affondata, era carica di piombo romano, quello sì. Che era piombo puro. Ne recuperarono una certa quantità e questo permise all'avanzatissimo laboratorio di procedere nelle sue ricerche. Un pezzo di metallo romano del 2000 avanti Cristo. Questa fulminea saldatura tra il passato e il presente che ti porta a una ricerca del futuro era vertiginosa. Veramente, lo confesso, mi commosse profondamente che questo avvenisse davanti ai miei occhi. Lì, lì ebbi la sensazione dell'eternità del tempo, dello spazio, dell'universo, dell'infinito. Fu come un lampo. Non sono un poeta. Se fossi stato un poeta forse ci avrei scritto sopra una poesia. Perché, come diceva Rilke, il primo verso ti viene da Dio, tutti gli altri, quelli che seguono, sono affaracci tuoi. Ecco, ma lì un primo verso in qualche modo mi era stato suggerito. Grazie ancora, Beatrice Schiros, e grazie a Umberto Petrin, che ha fatto la sua prima apparizione in questa serata. E a questo punto è il momento di chiamare in causa un altro presidente emerito dell'INFN, eh, presidente dal 1998 al 2004, professore alla Sapienza Università di Roma. Dovremmo avere in collegamento con noi Enzo Iarocci. Professor Iarocci. Vico, buonasera. Ce l'abbiamo, ecco qui. Allora, professore, noi abbiamo sentito sia la testimonianza di Antonino Zichichi sia della dottoressa Votano, eh, eh, insomma la fisica del neutrino ha un ruolo centrale a gran sasso. Durante la sua presidenza, nei primi anni 2000, eh, lei ha caldeggiato un, un, un esperimento fondamentale, che era quello che poi sarebbe diventato il CERN-Neutrino, Gran Sasso, il CNGS. E un ambizioso collegamento tra gli strumenti del Gran Sasso che dovevano ricevere i neutrini inviati dal CERN di Ginevra. A che scopo è, è, è nato questo esperimento e come mai l'aveva sostenuto così tanto? Sì, dunque fascio di neutrini diretto dal CERN ai laboratori del Gran Sasso. Voglio ricordare che al tempo il direttore generale del CERN era Luciano Maiani, quindi diciamo ci fu un certo gioco di squadra fra gli NFN e i laboratori del CERN e diciamo pure che il problema non era la realizzazione del fascio che per i professionisti come quelli di Ginevra era una cosa alla portata della tecnologia. Il Punto centrale, il centro diciamo, dell'iniziativa, era l'esperimento al Gran Sasso che doveva realizzare lo scopo del progetto. Vale a dire che a partire da un fascio di neutrini di tipo monico, cioè i neutrini fratelli del mone, già eh, nominato in precedenza, per il fenomeno delle oscillazioni, ricordato dalla Lucia Vodano, nel procedere verso il Gran Sasso, il neutrino dovesse. Cambiare di tipo e diventare neutrino tipo Tau. E il problema era dimostrare che in effetti parte dei neutrini arrivati al gran sasso erano dell'altro tipo. Quindi il problema era l'esperimento al gran sasso che dovesse identificare, dimostrare con assoluta certezza la trasformazione del neutrino di partenza. L'esperimento fu opera dove appunto ricevere questi neutrini e voglio chiarire, i neutrini arrivano a Gran Sasso dopo un percorso di oltre 700 km attraverso la, lungo la crosta terrestre, quindi un percorso tutto sotterraneo, tempo per, per i neutrini di arrivare a Gran Sasso circa 2 millisecondi. Qual era la specialità di opera per poter identificare al di là di ogni dubbio il cambio di tipo del neutrino, quindi identificare il neutrino tipo Tau al gran sasso. La specificità era l'impiego nell'esperimento di una miriade di mattoncini di piombo, cioè piccoli mattoni di piombo, in realtà fogli di piombo, inframmezzati a emulsioni nucleari. Le emulsioni nucleari sono un rivelatore di particelle, e sostanzialmente una pellicola fotografica che partì in quel modo lì dotate di una precisione micrometrica e quindi capace di eh, permettere l'identificazione del neutrino tipo Tau. Il problema è l'enorme numero e, e la gestione della lettura di queste emozioni. Le emozioni sono diciamo, un rivelatore famoso nel Novecento, diciamo, di grande successo a metà del Novecento, poi è andato diciamo, fuori uso per l'insorgere dei... Rivelatori di tipo elettronico, però ritornati in qualche misura in auge, quando a un certo punto si riuscì a automatizzare il funzionamento dei microscopi che servono per sfruttare la precisione micrometrica delle emozioni. E difatti, per l'esperimento opera, per poter affrontare l'esperimento, fu necessario realizzare un sacco di che non solo dovessero preparare eh, le, le, diciamo, le, ehm, i rivelatori, ma anche dovessero attrezzarsi per questa eh, microscopia automatica per la ricostruzione delle immagini dei, diciamo, delle interazioni dei neutrini Tau. Quindi questa fu un'impresa molto complicata, un grosso investimento di eh, diciamo, risorse finanziarie e umane. Ma il fatto positivo è che non solo diciamo, l'esperimento ha avuto successo, infatti, ha chiuso con successo meno di dieci anni fa, avendo effettivamente identificato eh, l'arrivo al gran sasso di neutrini di tipo tau, Ma una tecnologia tutto sommato antica come quella delle missioni nucleari, eh, diciamo ravvivata per poter fare quell'esperimento cioè, eh, o altri del tipo eh, comunque collegati al Neutrino tau ha sus, mh, dato vita a ulteriori sviluppi eh, in due direzioni innanzitutto uno nella nel, direzione di eh, sviluppare un nuovo rivelatore di eh, particelle di eh, materia oscura un rivelatore con la capacità di eh, essere direzionali, cioè segnalare la direzione della collisione con la particella di materia oscura. L'altra direzione di sviluppo riguarda un rivelatore di neutrini eh, in un esperimento che è stato approvato a Sene, neutrini prodotti nelle collisioni ALHC. Ma non solo questo, Mh, dopo il lavoro, l'attività di opera, queste emozioni hanno trovato da qualche tempo impiego in un'attività collegata alla cura di tumori mediante fasci adronici cioè de, vengono usati dei mattoncini tipi quelli di, di opera di, non di piombo intervallato con emozioni, ma di materiali vari comunque inframmezzati con le emozioni, ma eh, illuminati da fasci di protoni o di, di, di ioni carbonio o altri, eh, altri nuclei in maniera da dare immagini dei processi di frammentazione associate all'interazione con i fasci. Diciamo che è un tipo di ricerca di grosso interesse per la cura dei tumori, come dicevo, con i fasci adronici. Quindi la conclusione è che fa piacere avere, diciamo, da una parte ottenuto il risultato che si cercava col progetto neutrini dal CERN al Gran Sasso e dall'altro avendo usato una tecnica tutto sommato un po' datata in ogni caso sono nati nuovi sviluppi che possono magari dare dei risultati futuri interessanti o al Gran Sasso o al CERN È interessante anche il fatto che le due ricerche possono interessare questi due laboratori che hanno contribuito a questo sviluppo grazie grazie a lei professor Rocci anche per averci Fatto vedere in breve come, come si arrivi dalla ricerca fondamentale delle applicazioni degli spin-off che sono straordinari e importanti anche per la salute umana. Eh, chiuso il collegamento con il professor Iarocci, invece chiamiamo Arthur MacDonald che è fondatore del Sudbury Neutrino Observatory in Canada, eh, fondatore e la diretto ed è stato premio Nobel per la fisica nel 2015 proprio per la scoperta delle oscillazioni dei neutrini solari. Professor McDonald, buonasera. buonasera. Lei ha fondato il laboratorio, il Sudbury Neutrino Observatory, nel 1984, eh, nell'Ontario, 2000 metri sottoterra, grande somiglianza con i laboratori del Gran Sasso. Eh, tra l'altro collabora e compete allo stesso tempo con il Gran Sasso nel campo dei neutrini. E anche della ricerca della materia oscura si fa anche quella a Sudbury? Non abbiamo l'audio, né la traduzione, ma soprattutto bisognerebbe interpretare il labiale. Professore non la sentiamo, abbiamo noi un problema o qualcuno me lo sa dire o dobbiamo addirittura fermarci qui, abbiamo qualche informazione alla regia? Qualcosa non funziona. Vogliamo provare ad andare avanti e casomai recuperiamo il professor McDonald più avanti, perché noi non abbiamo nessun segnale audio né in italiano né in inglese, nessuna speranza. Arrivano neutrini come se non ci fossero domani, ma sonoro nulla. E quindi, no, professor McDonald, ci interrompiamo, fermiamo, scusate il collegamento, ci scusiamo e, e, e a questo punto, eh. Torniamo, torniamo da Lucia Votano, per chiudere un po' il quadro della ricerca nella fisica delle astroparticelle, così si chiamano, no? Quella cosa che unisce l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande di cui si parlava in precedenza. Allora, queste particelle non si studiano solo con gli esperimenti sotterranei, o sbaglio, c'è anche molto di più. Sì, e difatti la, la caratteristica un po' della, della fisica astroparticellare, volendo riassumere come fa a mettere insieme il microcosmo e il macrocosmo, il sistema, il grande eh, si, mh, modello de, cosmico del Big Bang con quello del modello standard delle particelle elementari? Beh, la risposta è molto semplice, bisogna studiare l'universo. Utilizzando tutti i messaggeri che l'universo ci manda, come diceva appunto all'inizio anche il nostro presidente, non solo la, la luce delle stelle ma la radiazione elettromagnetica in tutte le sue eh, in, nel spettro di frequenze, compresi i raggi gamma di altissima energia, poi ci sono i raggi cosmici eh, carichi ci sono i neutrini e buon ultimi proprio, le, eh, proprio le, 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 la, le onde gravitazionali cioè la, la scoperta eh, del secolo ora Diciamo il, la, eh, questo studio combinato in qualche volta anche proprio simultaneo dell'universo attraverso multimessaggeri quella che noi chiamiamo ormai l'astronomia multimessaggera è una proprio delle novità più eh, interessanti della, della fisica astroparticellare che come è già stato detto ha aperto e continua ad aprire nuove opportunità di, di, di osservazione del, dell'universo e quindi, per esempio, sappiamo che l'universo è tutt'altro che un luogo tranquillo: un luogo dove avvengono eventi cosmici che sono dei veri e propri cataclismi. In cui eh, grandi masse sono accelerate oppure si scontrano a velocità che sono prossime a quella della luce, quindi, danno luogo a un enorme rilascio di radiazione di enorme eh, energia. E in molti casi, questi. In questi, questi parlo di collassi, stelle di neutroni, buchi neri, eccetera, che in qualche caso agiscono proprio come dei veri e propri acceleratori cosmici, che accelerano particelle cariche, ma anche i raggi gamma e i neutrini, eh, diciamo che sono prodotti secondari di questi acceleratori cosmici, sono importanti, anzi sono anche forse più importanti perché essendo neutri puntano alla sorgente. Quindi per esempio nel 2017 quello che è successo è che Abbiamo, diciamo, è stato misurato contemporaneamente un neutrino nei ghiacci eh, del Polo Sud e i raggi gamma da fermi latte ed agile sui satelliti. Poi naturalmente ci sono anche le onde eh, gravitazionali. Ora, tutta diciamo, questa forma così eh, varia di radiazione, di particelle che ci arrivano oh, dal cosmo, richiede ovviamente strumenti e tecnologie che devono essere mirate al tipo di radiazione che si vuole misurare, all'energia, sostanzialmente, quindi a, a, al fenomeno che si vuole studiare. Quindi, la fisica astroparticellare ha um, grandi, misur grandi misuratori uh, uh, di sciami di grandi sciami di, di raggi cosmici sulla superficie terrestre, ma costruisce anche strumenti che a questo punto devono essere molto leggeri, anche se molto efficienti e sensibili da mandare sui satelliti o sulla stazione spaziale. Poi c'è i laboratori sotterranei e poi c'è i laboratori sottomarini, come il grande progetto Chilon. Dell'NFN che vuole misurare neutrini di altissima energia nel Mediterraneo. Ma anche la, la cosiddetta ricerca indiretta della, della, diciamo del, del lato oscuro dell'universo avviene con strumentazione che possa sia sulla stazione spaziale ma anche lo studio dell'evoluzione di questa ragnatela cosmica che tiene insieme le galassie, gli ammassi di galassie, eccetera e anche del, dell'energia scura è affidata a, a strumenti che sono nello spazio diciamo concludo dicendo che eh, eh, in qualche maniera la, la, la fisica astroparticellare ha sviluppato proprio perché ha delle esigenze eh, molto specifiche che sono in, insieme quelle di misurare eventi molto rari e, e diciamo, con sensibilità eh, estreme ha sviluppato delle tecnologie proprie che sono innovative, mentre all'inizio usava sostanzialmente i rivelatori della fisica astroparticellare. Quindi, eh, ancora una volta, eh, fisica, tecnologia ed innovazione eh, vanno di pari passo grazie Lucia per averci raccontato anche quanti e quali sono i modi in cui studiamo l'universo pensare che solo quattro secoli fa lo chiamavamo il cielo delle stelle fisse no altro che fisse allora mi dicono che abbiamo recuperato il professor McDonald professore vediamo professor McDonalds buonasera Oh, la, sentiamo eh, la sentiamo perfettamente, allora le rifaccio la domanda che avevo provato a farle prima. Insomma, eh, il, il laboratorio che lei ha fondato, il Sudbury Neutrino Observatory, è un laboratorio che somiglia un po' a un laboratorio gemello in qualche modo dei laboratori nazionali del Gran Sasso. C'è collaborazione, c'è competizione sia nel campo dei neutrini ma anche in quello della materia oscura? Ci chiedevamo, state rincorrendo la stessa cosa? Credo che la cooperazione sia un termine più adatto che, la, che non la competizione. Quindi, il nostro laboratorio è stato fondato per osservare chiaramente i neutrini solari e le variazioni. Dopodiché. Abbiamo cominciato a lavorare ulteriormente sui neutrini e sulla materia oscura. Per quanto riguarda i neutrini solari eh, c'è stato un rapporto collaborativo con, con Galaxy GNO per poter migliorare la comprensione delle reazioni, delle de emissioni dei neutrini, la, la potenza, l'energia del sole. E in questo processo abbiamo capito ottenuto maggiori informazioni circa le oscillazioni dei neutrini. Per quanto riguarda la materia oscura, eh, collaboriamo molto bene, infatti lavoriamo attualmente su diverse cose. Eh, C'è un esperimento che riguarda eh, che si chiama Dark Side 20K che riguarda appunto la materia oscura e utilizza una tecnica per osservare la massa di eh, particelle o WIMPS come ha detto il professore in questo caso l'interazione con l'argon liquido il lavoro è stato fatto al gran sasso riguarda eh, la materia oscura magari con un esperimento su maggiore Su più bassa scala che riguardano anche l'argon liquido. Attualmente siamo a 100 tonnellate di argon liquido e stiamo sviluppando lo sperimento del lato oscuro per eh, aumentare la sensibilità. E questo va di pari passo con esperimenti che stiamo facendo noi. Per gli WIMP eh, o, o anche per la materia oscura. Quindi questo è un esempio di come collaboriamo a livello internazionale. Un altro esempio che posso far presente è questo: durante, ai tempi della pandemia del Covid, quindi durante il 2020, il professor Cristiano Dobbiani, che lavora a Gran Sasso, al laboratorio del Gran Sasso e a Princeton, che per il periodo del lockdown era a Milano, ha capito che la tecnologia che stavamo usando per sviluppare i nostri rilevatori di argon liquido poteva essere utilizzata anche per un nuovo tipo di eh, ventilatore che poteva essere più semplice e meno costoso, che poteva appunto. Eh, e poteva essere usato per curare eh, i pazienti gravemente ammalati di Covid. Eh, L'hanno studiato diverse, in diverse parti del mondo, anche in Italia, in Canada, negli Stati Uniti, in altri paesi, mi sembrano 10 paesi. E abbiamo collaborato, abbiamo lavorato insieme per, abbiamo sviluppato 7.300 di questi ventilatori. E che adesso sono stati sviluppati e verranno donati probabilmente a paesi particolarmente bisognosi in tutto il mondo. E questo è un esempio di come la, scienza, la ricerca fondamentale, gli scienziati, gli ingegneri e i ricercatori lavorano su questo tipo di esperimenti e come sono appunto, rappresentano essi una risorsa che può essere davvero messa, utilizzata bene e sfruttata per buoni usi nella società. E quindi siamo tornati al, comunque alla ricerca fondamentale per la materia oscura. Grazie infinite professor McDonald, eh, grazie anche per essere ritornati di nuovo all'aspetto tecnologia da una parte come ricaduta della ricerca fondamentale. Eh, io a questo punto ringrazio il professor McDonald, ringrazio anche Lucia Votano. Applausi. chiamo per un suo secondo intervento musicale Umberto Petrin. Prego. L'era atomica, atomica è sorta come risultato degli studi di vari scienziati in Italia, in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Danimarca, in Germania e in altri paesi. E lo spirito di cooperazione continua nel mondo di oggi, come lo dimostra il Consiglio europeo delle ricerche nucleari di Ginevra, che accentra le ricerche e le conoscenze scientifiche dei diversi paesi europei che vi aderiscono e si lavorano insieme seguendo un piano coordinato di ricerche e avvalendosi di un'attrezzatura che nessuna nazione da sola sarebbe in grado di fornire. I risultati di queste ricerche saranno messi a disposizione di tutti. Per esempio gli isotopi radioattivi vengono usati oggi in tutto il mondo, negli ospedali, nell'industria, in agricoltura. Per usare le parole del Presidente Eisenhower troveremo il modo di far sì che il miracoloso spirito inventivo degli uomini non sia indirizzato alla loro morte ma venga dedicato alla loro vita. Rieccoci ringraziando Umberto Petrin per il suo ulteriore intervento musicale. Però io a questo punto chiamo a tenermi compagnia sul palco Fabiola Gianotti, direttore generale del CERN al suo secondo mandato, e di nuovo il presidente Antonio Zoccoli. Prego. Allora io mi metto da questa parte perché sennò mi perdo il gobbo. Accomodatevi e. Intanto buonasera. buonasera, e dottoressa Gianotti, insomma, beh, nel 2012 era a capo dell'esperimento ATLAS, quello che ha fatto l'annuncio e la scoperta del bosone di Higgs. Intanto come siamo arrivati lì? Scusi? Come ci siamo arrivati <ride> come lì? Come ci siamo arrivati? Dunque, innanzitutto non è soltanto ATLAS, sono due esperimenti che hanno annunciato la scoperta in contemporanea, ATLAS e CMS. Eh, diciamo, ci sono voluti eh, 30 anni dalle primissime idee sul, sul Large Hadron Collider nel eh, 1984 fino alla scoperta nel, nel 2012 e diciamo che la scoperta del bosone di Higgs a mio avviso è molto emblematica del modo in cui lavora il nostro campo e di questo connubio virtuoso fra ricerca, quindi esplorazione idee, il desiderio di eh, rispondere a, a questioni aperte tecnologia industria e collaborazione a livello mondiale quindi si comincia da un'idea l'idea è quella di solito a rispondere a una domanda che ci, ehm, che ci accompagna magari una domanda cruciale, importante quale è quella in questo caso di capire eh, la rottura della, della simmetria elettrodebole la cui risposta poteva essere il bosone di Higgs o magari qualcos'altro sono domande di solito piuttosto complesse e, e poi ci si chiede quali sono gli strumenti che posso utilizzare, devo utilizzare per arrivare a rispondere a questa domanda. All'epoca il bosone di Higgs non c'erano ancora i dati di LEP, quindi il bosone di Higgs non aveva dei vincoli mh, sulle, sulle masse eh, diciamo che lo, che lo spingevano a essere eh, leggero, eh, la massa poteva arrivare fino a un TeV, quindi serviva un acceleratore molto potente, molta energia, fasci molto intensi, quindi tecnologie molto complesse per l'acceleratore, la, in particolare in termini di magneti superconduttori ad alto campo. E poi chiaramente questi acceleratori così potenti creavano eh, dei, eh, de delle situazioni molto complesse anche per i rivelatori che dovevano non soltanto essere di grande prestazione ma anche essere eh, capaci di affrontare un ambiente di collisione estremamente complesso, estremamente harsh come si direbbe, come si direbbe in inglese. E quindi eh, l'idea di sviluppare eh, tecnologie nuove, eh, strumenti che potessero essere all'altezza di questo, e di una missione che all'inizio sembrava una missione impossibile, eh, però chiaramente se un fisico dice o un ingegnere dice è impossibile, ovviamente questo è veramente il modo per spingerlo a, a, a fare e a trovare la soluzione del problema. Eh, sono stati anni molto molto entusiasmanti, molto difficili gli anni 90 con appunto, eh, questo lavoro per riuscire a trovare le tecnologie, gli strumenti, che ci, che i rivelatori in particolare, le tecnologie che ci, che ci permettessero di eh, poter trovare questo bosone di X. Quando si lavora al limite della tecnologia... La strada non è in discesa, non è neanche in piano, è una strada in salita, si fanno tre passi avanti, due indietro, uno di lato eh, e quindi ci vuole molta tenacia, molta determinazione. L'industria ha giocato pure un ruolo molto importante perché il modo in cui il CERN eh, e anche alt altre infrastrutture di ricerca come il Gran Sasso lavorano con l'industria nel nostro campo non è un rapporto cliente-fornitore, non è che ehm, firmiamo un assegno e poi l'industria ci, ci, ci produce 1232 magneti. Si lavora insieme, quindi i prototipi vengono costruiti in laboratorio, insieme con i partner industriali più promettenti e poi quando la tecnologia è matura... Viene poi trasferita all'industria per la costruzione di, ehm, di massa di grande scala, di magneti piuttosto che di mh, componenti di rivelatore. Quindi l'industria è entrata molto presto in questa avventura di LHC. E poi la collaborazione mondiale, che è molto importante, è una caratteristica del nostro, del nostro campo ed è forse oggi, anche come la pandemia anche, ci insegna, forse. Una dei eh, diciamo de, de, de campi in cui la, la scienza e la ricerca fondamentale possono effettivamente dare un esempio eh, all'umanità, bisogna lavorare assieme. Eh, la scoperta eh, stessa è avvenuta. In modo relativamente veloce, in realtà non ci aspettavamo di trovare il bosone di X così in fretta, devo dire, pensavamo di scoprire altre cose su persimmetria, che poi non si sono rivelate essere, essere presenti in natura, almeno alle energie esplorate finora. Ma in realtà poi, dopo due anni dall'ascensione di LHC è arrivato il bosone di X. Già nel 2011, quindi un anno e mezzo dopo l'accensione, ehm, quando siamo passati a energie di 7 Tev, ehm, abbiamo visto qualche. Un segnale a una massa determinata, qualche vagito, e poi nel 2012 il segnale è uscito nella sua bellezza. E, e l'annuncio? Sì. Allora, dove Fabiola Gianotti è direttore generale, ci sono circa 15.000 scienziati, 2.000 italiani coordinati dall'INFN. Che cos'è che caratterizza la presenza italiana a Serno una presenza peraltro così massiccia a Zoccoli? Ah, guarda. È un, una storia che ha cominciato a raccontare Luciano Maiani nel suo intervento. Ha parlato eh, delle scuole che si sono create nelle diverse strutture dell'INFN e si è create queste scuole hanno iniziato a portare giovani ricercatori al CERN e che hanno iniziato a fare esperimenti e quindi si è creata una comunità di persone che lavorava al CERN e che è passata, ha accompagnato l'evoluzione della tecnologia del CERN sugli acceleratori partendo dai primi acceleratori per arrivare a LEP e poi andare ad LHC, che è il grande acceleratore dove è stata effettuata la scoperta. E quindi c'è questa comunità che si è via via rafforzata, che ha acquisito tutte le competenze necessarie sia da un punto di vista tecnologico che da un punto di vista scientifico e che quindi è arrivata al momento della scoperta molto coesa e molto forte. Vogliamo ricordare che quando c'è stata la scoperta del bosone di Higgs avevamo degli scienziati italiani in posizione di leadership in tutti gli esperimenti. C'era ovviamente Fabiola a capo di Atlas e c'erano altri scienziati in tutti in molte de de delle posizioni chiave degli esperimenti e poi soprattutto c'era un sacco di giovani molto motivati che lavoravano giorno e notte per raggiungere questo obiettivo ed era bellissimo secondo me. Eh, vivere in quei momenti al CERN, andare nel, nella cantina, al bar e vedere, eh, cercare di capire magari, io lavoravo nell'esperimento di Fabiola in Atlas, cercare di capire a che punto era l'altro esperimento, cercare di capire informazioni e vedevi proprio... L'entusiasmo delle persone perché si sentiva che l'obiettivo era vicino, capivi che stavi per scoprire qualcosa di importante. Questo penso che sia un'esperienza unica nella storia eh, di un ricercatore. Quando tu sei vicino a scoprire qualcosa, e quando scopri qualcosa. È un'esperienza unica, e questo grazie a tutto questo lavoro che si è costruito dagli anni 50 in poi. È una scuola che ha permesso a tanti giovani di crescere, di maturare, di diventare grandi scienziati, di diventare leader, coordinare, e queste, tutte queste generazioni verranno rimpiazzate dalle successive. E questa, secondo me, è la forza dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. La capacità di fare scuola e di rinnovarsi sempre e di avere sempre persone entusiaste che vogliono andare un po' più in là, un po, più, un po' oltre dove sono andati tutti i, i loro predecessori. E questa, secondo me, è una grande forza. È una cosa che non si costruisce da un giorno all'altro, ma si costruisce in decenni. E questo è grazie anche a tutte le persone che hanno avuto luor, ruoli di leadership nell'ente. E questa sì, è una cosa fondamentale, un patrimonio che non deve essere disperso. Se posso dire all'INFN è la mamma dal punto di vista professionale di tutti noi, quindi auguri mamma diciamo la oggi la mamma, ci fermiamo qui sì. la mamma di tutti noi, allora sì tra l'altro l'entusiasmo perché si sta scoprendo qualcosa che ha aspettato da parecchi decenni qualcos'altro l'ha aspettato da parecchi decenni è arrivato pochi anni dopo, abbiamo un breve video credo di Adalberto Giazzotto che ce lo ricorda è onda nazionale. E eh no, immagino fossimo stati vicini ci avrebbe spostati i tavoli, eh, tanto per dire mentre in masse solari emessi in uh, onde gravitazionali. D'altra parte, devo dire che i buchi neri non si sa come siano fatti esattamente. Eh, sappiamo, eh, Ora sappiamo che esistono, perché questa è la scoperta non solo delle onde gravitazionali, ma anche dell'esistenza di buchi neri. Noi pensiamo che i buchi neri eh, alla fine emettano solo onde gravitazionali, per quello che sappiamo adesso è così. Ecco, e soltanto tre anni dopo, il 2015, la collaborazione Ligo Virgo eh, scopre. Le, le onde gravitazionali e, e ci sono tre persone che due anni più tardi ricevono il premio Nobel per la fisica, sono Rainer Weiss, Kip Thorne e Barry Barish che è stato tra i fondatori della collaborazione scientifica dell'esperimento LIGO negli Stati Uniti peraltro uno scienziato che conosce molto bene l'Italia, l'INFN, ha lavorato ai laboratori del Gran Sasso e adesso fa parte del Gran Sasso Science Institute e dovrebbe essere in questo momento in collegamento con noi Professor Barish, buongiorno. Speriamo. Hi, buongiorno professor Barish. Uh, senta, insomma, la scoperta delle onde gravitazionali per il momento, diciamo per questi primi vent'anni, questo scorcio di secolo condivide uh, lo scettro di scoperta del secolo con il bosone di Higgs. Qual è il valore di questa scoperta e qual è il valore della grande collaborazione tra Stati Uniti e Europa in questo senso? Beh, parallelamente a quello che abbiamo sentito prima, direi il LHC e la scoperta del bosone di Higgs. Entrambe queste scoperte testimoniano quanto sia viva e vivace la fisica eh, sperimentale moderna e la nostra capacità di eh, imparare quali sono le leggi fondamentali della natura. Al CERN abbiamo imparato come viene creata la massa, ne abbiamo sentito oh, parlare per la prima volta nel 1905 da Einstein e uguale mc al quadrato e adesso sappiamo come possiamo creare addirittura la massa attraverso eh, proprio eh, la teoria e poi le dimostrazioni che ne sono seguite. E negli anni, eh, nel 1915 Einstein ha introdotto una nuova teoria che ha esteso la nostra comprensione eh, della gravità. E uno dei concetti fondamentali è che la gravità, come l'elettromagnetismo, è dotata di onde. No? L'elettromagnetismo lo sappiamo bene, pensiamo alle onde radio, onde diciamo luminose eccetera ma le onde gravitazionali non erano mai state diciamo osservate erano state ipotizzate da Einstein e quindi dovevamo vedere eh, se di fatto esistessero tutto questo è iniziato 15 anni fa ci sono voluti eh, insomma tanti anni per sviluppare l'abilità sperimentale per osservare le onde gravitazionali come, come è stato anche per il bosone di Higgs nel 2015 ci siamo riusciti e abbiamo scoperto le onde gravitazionali e questo è stato fatto attraverso uno strumento che molti ritengono sia lo strumento più preciso mai costruito. Misuriamo degli effetti che sono nelle dimensioni di un protone e questa è una buona dimostrazione, direi, così come il CERN, della capacità dell'umanità, dei fisici, di utilizzare l'innovazione e le tecnologie moderne per sviluppare la scienza e poi per utilizzare tutto questo, successivamente in molteplici modi, a beneficio della società moderna. Per noi la collaborazione tra l'Europa e gli Stati Uniti è stata fondamentale per anni, fin dalla Seconda Guerra Mondiale e lo sviluppo del laboratorio del CERN. Certamente, gli esperimenti al CERN sono una dimostrazione di questa collaborazione che però è di portata mondiale, non riguarda solo l'Europa e gli Stati Uniti. La risposta alla tua domanda è che si tratta di una collaborazione di portata mondiale. La scienza stessa non conosce confini nazionali, parliamo tutti la stessa lingua, abbiamo tutti gli stessi problemi e comprendiamo le stesse cose riguardo alla natura ovunque ci troviamo nel mondo. Quindi, Unire le forze, lavorare insieme, questo ci dà la capacità di affrontare i problemi più importanti e più fondamentali. Il CERN è un ottimo esempio di questo. C'è una partecipazione da, da tutto il mondo no? e certo questo è stato sovvenzionato grazie agli sforzi dei paesi europei, ma la partecipazione scientifica è di portata mondiale. L'AIGO è una collaborazione di gruppi di ricerca sperimentale provenienti da tutto il mondo, che rappresentano eh, paesi in Asia, in Europa, negli Stati Uniti, c'è cioè la Russia, eccetera. E per me e per tutti noi la scienza veramente non conosce confini, tutti quanti lavoriamo insieme e in Laigo nel 2015 abbiamo scoperto appunto le onde gravitazionali, ma nel 2017 abbiamo realizzato un'altra scoperta risultata da una collaborazione di collaborazione. Virgo e Laigo. Virgo è una collaborazione diversa, eh, di portata eh, plurinazionale come Laigo, però eh, con una governance separata, una leadership separata, eh, innanzitutto ad Alberto Giazzotto, il quale ci manca tanto. E, eh, noi eravamo forse in concorrenza per scoprire le onde gravitazionali, ma due anni dopo aver scoperto le onde gravitazionali insieme, abbiamo realizzato un'altra meravigliosa scoperta, la scoperta della collisione di due stelle neutroniche, la prima volta che abbiamo potuto osservare le onde gravitazionali e le onde elettromagnetiche, i raggi gamma, contemporaneamente, imparando come diciamo avvengono le collisioni e, e questo è stato fatto utilizzando l'osservazione Virgo e l'osservazione Laigo per poter puntare eh, verso il cielo in maniera precisa gli strumenti astronomici che ci hanno consentito di vedere eh, accadere questi fenomeni una scienza meravigliosa è scaturita da questa iniziativa ho lavorato anche al laboratorio del Gran Sasso e nel, per quanto riguarda la fisica delle particelle per anni. Tutte queste sono attività che mi hanno visto coinvolto per anni e ho beneficiato direttamente dall'INFN e veramente vorrei congratularmi l'INFN per questa importante data e anniversario. Grazie infinite professor Barish per questo suo racconto, e, e ce l'ha già, già ricordato lui in particolare, insomma, che l'Italia ha avuto un ruolo fondamentale in questa scoperta, uh, perché per, fin dalle da idee visionarie di Edoardo Amaldi e poi dello stesso Alberto Giazzotto, Zoccoli, giusto? Ma ah, questa è un'altra bella storia. Eh, la storia comincia, come si diceva, cento anni prima della scoperta delle onde gravitazionali, quando Einstein dice se vera, la mia teoria, e devono esistere anche queste onde che si propagano nello spazio-tempo e quindi determinati eventi devono produrre queste increspature che arrivano fino a noi, quindi dobbiamo essere in, in teoria in grado di vederle. Il problema è che queste increspature sono molto piccole. Allora quando è nato l'INFN, l'INFN ha iniziato anche delle ricerche in questo campo, quindi sviluppare tecnologia, rivelatori per rivelare onde gravitazionali. Ora, la, la cosa più semplice, se cambiano le dimensioni spaziali, è usare uno strumento che possa rivelare queste vibrazioni. Siccome sono simili a quelle, adesso faccio un discorso molto semplificato: a quelle di un terremoto, creo un grande sismografo. Queste sono le antenne eh, di onde gravitazionali di prima generazione che sono state proposte anche da Edoardo Amaldi. Tra gli altri. E quindi abbiamo costruito nell'INFN due grandi antenne criogeniche con le tecnologie di frontiera che c'erano fino a quel momento per rivelare le onde gravitazionali. Una stava a Frascato e un'altra stava a legnaro. Però la tecnologia non era sufficientemente avanzata. E quindi per rivelare le onde si è cambiata tecnologia e si è usata questa nuova tecnologia che sono gli interferometri. Sono degli enormi eh, eh, strumenti lunghi chilometri in cui facciamo andare avanti e indietro un laser e confrontiamo i tempi che i laser impiegano ad andare indietro da un verso in un altro e li facciamo interagire l'un l'altro e capiamo se è cambiata la distanza su uno dei due bracci e vediamo se le onde gravitazionali sono arrivate o meno. Bene, questa è stata. La tecnologia vincente. E di nuovo la storia è quella di un ente che è in grado di sviluppare tecnologie di frontiera, che imbocca una strada che alla fine non si rivela la strada eh, che ti permette di raggiungere l'obiettivo e che quindi, con le conoscenze tecnologiche che ha sviluppato, ne imbocca un'altra, costruisce una grande infrastruttura. E questo è un altro. Un'altra cosa fondamentale, la scienza ai giorni nostri procede quando tu sei in grado di costruire un'infrastruttura dove gli scienziati possono lavorare insieme, l'ha detto anche prima Barry Baerish. La cosa fondamentale è avere un posto dove lavori insieme e dove collabori. E questo è stato l'interferometro di Virgo. Bene, tutti dicevano che la relatività è vera, le onde gravitazionali... Non possono che esistere, e alla fine, dopo cent'anni, ci sono voluti cent'anni di sviluppi tecnologici per riuscire a scoprirle. Le abbiamo scoperte insieme a Bene e Mo, avete scoperto, abbiamo detto cent'anni fa, Einstein che esistevano, cosa ve ne fate? E quello che ha detto Barry Berish è, è fondamentale. Due anni dopo che abbiamo scoperto le onde gravitazionali, siamo riusciti per la prima volta ad associare l'informazione che arrivava dalle onde gravitazionali con l'informazione che i rivelatori eh, di astrofisica eh, gli osservatori vedevano nello spazio e quindi combinare le due cose e vedere per la prima volta eh, due stelle di neutroni che si fondono e vengano prodotti gli elementi pesanti. Perché, nella fusione solare, si producono elementi fino al ferro. Quelli oltre si ipotizzava fossero prodotti in questo tipo di eventi. Ebbene, li vedi. E quindi apri una nuova frontiera nella, nello studio eh, della conoscenza e dell'universo. E tutto questo lo fai perché hai un background dietro, perché sei riuscito a sviluppare e a creare dei giovani che hanno queste competenze, degli ingegneri e sviluppi tutte queste tecnologie, perché buona parte delle tecnologie usate sia in Italia che negli Stati Uniti sono state sviluppate qua. Quindi l'Italia ha avuto un ruolo di leadership a livello mondiale in questo, in, in questo campo ed è un punto di riferimento. Ora molte volte eh, noi siamo abituati a dire che in Italia non funziona niente. A volte ci sono cose che funzionano molto bene e dobbiamo sottolinearlo. Questa è la scuola italiana, non solo dell'INFN, ma la scuola italiana di fisica, è un'eccellenza mondiale ed è un punto di riferimento. Direi che finalmente l'ha detto e gli è scappato dopo un po'. Allora, io adesso mi alzo, <ride> ma non è che li sto lasciando soli, è che abbiamo un altro ospite, cedo il posto. Un altro ospite che è stato presidente dell'INFN, l'unico forse per otto anni? Non lo oh, so. Un Forse sì, ma è stato presidente dell'INFN dal 2011 al 2019, professor Fernando Ferroni. Buonasera. Ciao. Ed è stato, è stato presidente dell'INFN proprio in quegli anni di quelle due straordinarie scoperte. Eh, che, che cosa sì, comporta, sono fortunato. Che cosa comporta? Ecco, questa è una, una grande fortuna, ma dico che cosa comporta fare un percorso di ricerca... Che non ha una prospettiva certa in, te in termini di tempi di scoperta. insomma non Il presidente dell'NFN dell rappresenta una comunità e ha un compito, quello di trasformare i sogni della comunità in realtà. Il presidente dell'NFN può avere anche lui di suo, non gli è vietato avere un'idea geniale, ci sono stati presidenti ovviamente dell'NFN che l'hanno avuta. Tuttavia. E la comunità, l'INFN funziona come una comunità larga che pensa di voler eh, affrontare dei problemi, dei problemi fondamentali. Devo dire che ne, io ho sempre avuto la percezione da quando ho cominciato a fare questo mestiere che il problema del tempo non se ne è mai posto nessuno. C'è uno scopo, voglio raggiungere uno scopo, voglio verificare una legge, voglio dimostrare che una cosa funziona in un certo modo. O in un altro. Questo questo è un percorso di, eh, di gioia e di sofferenza. Se tu la tecnologia la potessi comprare al supermercato, noi non avremmo scoperto niente, non ci sarebbe l'NFN, non ci sarebbe l'entusiasmo dei ricercatori, non ci sarebbe niente di tutto questo, è, è il percorso in cui tu devi costruire gli strumenti. Quando ti, tu ti costruisci uno strumento non ti porti il problema che domani deve funzionare, perché se lo sai che non funzionerà domani però sai che ti porterà molto lontano che ti porterà a, a realizzare quel sogno, quel sogno che avevi una della for la forza secondo me fondamentale dell'INFN è quella della sua capacità di ehm, far funzionare un meccanismo di selezione degli esperimenti che è interno ed è un meccanismo in cui noi abbiamo le commissioni nazionali che rappresentano i diversi settori del nostro interesse scientifico, in cui tu devi andare a proporre il tuo esperimento, lo disegni, glielo fai vedere e davanti a te ci sono i tuoi simili, i tuoi colleghi, i quali, nota bene, possono avere dei progetti che sono perfettamente in conflitto col tuo, va bene? Tuttavia la, la forza degli NFN è quello che quelle persone che ti devono assegnare poi il finanziamento di fatto, eh, perché alla fine il Presidente firma un pezzo di carta, non, diciamo, non, non entra in questo, in questo dettaglio se va finanziato il calorimetro elettromagnetico fatto in un modo o il calorimetro elettromagnetico fatto in un altro. Questi tuoi colleghi, che sono anche tuoi competitori molto spesso, con tutta la passione che hanno, ti aiutano a ridisegnare il tuo rivelatore nella maniera migliore possibile attraverso questo processo appunto di, di revisione critica, di incoraggiamento e di critica feroce. A me pare che questo sia un meccanismo diciamo meraviglioso. Capisci? Capisci quanto è diverso dal fatto che uno gli dice guardate c'è cioè, da fare questa cosa fatela, no? Cioè, questa cosa non può funzionare. È questo approccio bottom up che è negli NFN almeno. È quello che ci ha portato eh, avanti, diciamo, sicuramente in tutto il tempo della, della big science, dei grandi esperimenti, delle cose. No, non funzionerebbe in un altro modo. No, no, cioè il presidente dell'NFN non può dire no, costruitemi un esperimento per, per le onde gravitazionali, ma proprio non sta né in cielo né in terra. È una comunità che vuole scoprire le onde gravitazionali. Il presidente dell'NFN ha un compito: quello di aiutarli, di dotarli degli strumenti. Dei soldi, se volete, bene, per, per realizzare quel sogno e l'altro aspetto che c'è dietro questo è che, mano a mano che tu fai questi esperimenti, questa, che costruisci il tuo esperimento, costruisci la, anche la tua competenza, capisci che stai facendo qualcosa che ha dei collegamenti possibili quella tua tecnologia, quella tecnologia che, che non si compra al supermercato, quella tecnologia che stai costruendo, quella tecnologia poi. Serve a qualcos'altro e questa è un'altra del, delle chiavi forti del, del, dell'impegno che tu ci metti perché nel momento in cui diciamo non solo hai soddisfatto la tua curiosità intellettuale, che è il motore primo, eh, cioè su questo non... di nuovo eh, eh, no, non si può comandare la tecnologia, non puoi dire a qualcuno adesso fammi un magnete più bello di quello di prima. Non è questo il punto: va bene? tu il magnete te lo più bello di quello di prima te lo fai perché vuoi girare una particella in un altro modo. Eh. Però poi ti accorgi e non ti tiri indietro rispetto al fatto che aiuterai, eh, aiuterai questo trasferimento di conoscenza verso un utilizzo che, eh, che sarà poi riconosciuto in qualche modo diciamo, dalla società. Capisci? È un meccanismo, è un meccanismo complesso, no? però è un meccanismo secondo me che è la forza più profonda, più profonda dell'NFN, ripeto, se tu potessi comprare i componenti dei nostri esperimenti al supermercato, non ci sarebbero esperimenti, non ci sarebbe questa comunità. Grazie davvero a Fernando Ferroni per questa testimonianza che trovo molto, molto umana. E, e però ci ha ricordato anche una cosa: che i due, i due esperimenti di cui abbiamo parlato, le due grandi scoperte del bosone di Higgs e delle onde gravitazionali, sono tutte due scoperte che hanno richiesto una lunghissima durata, grandissima determinazione e un, una grandissima visione. C'è una sfida nuova che bolle in pentola a CERN, Fabiola Gianotti. Sì. Per fortuna, perché altrimenti non... assolutamente il cammino della, della conoscenza è un cammino molto lungo. Sì, un, ci sono sfide nuove: nel senso che oggi abbiamo, se c'è una certezza che abbiamo oggi in fisica fondamentale, che ci sono molte questioni aperte, le cui non sappiamo la risposta. E alcune di queste questioni sono state individuate e capite, non, non abbiamo le risposte, ma le abbiamo individuate. Individuate e sap sappiamo più o meno cosa sono, questi sono quelli che noi chiamiamo i known unknown, eh? per esempio la materia oscura, il problema della massa del bosone di Higgs, eh, eh, le masse dei neutrini, eccetera. Poi chiaramente ci sono eh, probabilmente molti unknown unknown di cui non siamo eh, oggi a conoscenza, e, e, e progredire nel cammino della conoscenza significa anche capire quali sono le domande giuste da porsi. Allora, oggi siamo in una situazione in cui c'è un, un quadro molto chiaro da un certo punto di vista per la nostra comprensione della fisica fondamentale, che è il modello standard di cui si è parlato prima, e poi ci sono un grandissimo numero di domande aperte ehm, che sono state eh, evidenziate da scoperte e da misure sempre più precise, la materia oscura, eccetera. Ehm, e la cosa importante da sottolineare è che queste questioni aperte probabilmente hanno soluzioni che sono legate capire per esempio come è fatta la materia oscura o capire per esempio il problema della massa dell'X potrebbe darci anche indicazioni sulla materia oscura e, e viceversa. Eh, sono però questioni molto complesse e eh, non c'è ad oggi uno strumento che possiamo identificare e dire costruiamo questo strumento e questo strumento ci permetterà di rispondere a tutto. Sarebbe bello ma non, eh, non, non esiste eh, al giorno d'oggi. La cosa migliore che possiamo fare quindi è in qualche modo cercare di realizzare e di mettere in opera tutti gli approcci sperimentali più promettenti che eh, la fisica delle particelle, la fisica astroparticellare che si fa all'INFN, ehm, ha sviluppato nel corso degli, degli anni, dei decenni, eh, grazie anche alla, a, allo sviluppo delle, delle, delle tecnologie, degli acceleratori e dei rivelatori. Quindi sono gli acceleratori, sono gli esperimenti sotterranei che guardano a particelle che arrivano dal cosmo, sono strumenti sulla International Space Station, e, 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 eccetera. Ora gli acceleratori sono stati eh, lo strumento principale per costruire dal punto di vista sperimentale il modello standard da quando hanno soppiantato a metà del secolo scorso i raggi cosmici, lo studio dei raggi cosmici e continueranno a eh, giocare un ruolo importantissimo anche nel futuro. Non è pensabile di poter rispondere eh, alle questioni aperte senza gli acceleratori, non soltanto con gli acceleratori ma anche con gli acceleratori. Eh, e quindi eh, bisognerà pensare a cosa fare mh, con il prossimo eh, acceleratore, e come è noto, la Comunità Europea dei Fisici delle Particelle ha eh, individuato come progetto eh, più promettente dal punto di vista scientifico eh, quello che si chiama Future Circular Collider, che è un anello eh, diciamo più grande di LHC. 90 chilometri, eh, 90-100 chilometri, e che permetterebbe di fare un po' quello che si è fatto anche con l'attuale eh, anello del CERN di 27 km, prima una, un, un, una, un collisore elettrone-positrone e poi una macchina eh, adronica. Eh, che una tale macchina sia necessaria eh, è dimostrato anche da un, da, una, da un fatto. Il bosone di Higgs... Può essere prodotto soltanto ad acceleratori. Non ci sono altri approcci che ci permettono di studiare il bosone di Higgs. Il bosone di Higgs è un elemento fondamentale per capire le questioni aperte. Prima di tutto, perché questa particella è lei stessa ancora largamente molto misteriosa e legata anche, anche pone domande molto importanti, ma anche appunto per questo suo, suo ruolo speciale, il bosone di Higgs ha. Caratteristiche molto diverse da tutte le altre particelle elementari, chiamiamo numeri quantici, è portatore di una forza diversa, non è una forza di Gage, è una forza di Yukawa, quindi insomma è una particella così speciale che pensiamo possa essere chiave nel risolvere alcune delle questioni aperte. Questo si può fare solo agli acceleratori. Quindi sì, un acceleratore più grande, ma anche più potente dal punto di vista tecnologico. Di nuovo, sulla carta all'inizio sembra missione impossibile, ma poi pian piano, con perseveranza, con idee, con tecnologia, ci si arriva. E volevo sottolineare una cosa che non ho detto prima, è che ehm, gli esperimenti di LHC e anche gli esperimenti per esempio per le onde gravitazionali Nonostante la loro complessità eh, e la loro difficoltà nell'essere poi costruiti e gli esperimenti anche gli acceleratori stessi, alla fine la performance ha superato ma in maniera molto significativa le, le attese le più, più rose, più ottimistiche. Il che vuol dire che il nostro campo e eh, eh, la nostra comunità. È capace di realizzare, di fare, si chiama delivery con una, con una parola inglese un po' brutta, ma insomma, è capace di realizzare progetti molto complessi. Di solito stando anche dentro al budget abbastanza bene, diciamo, senza grandi, eh, almeno in Europa, senza grandi. Eh, 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 Diciamo eh, eh, sì, sforamenti, direi, diciamo, eh, eh, grandi aumenti eh, di budget, ma anche di realizzare progetti così complessi che poi riescono a eh, eh, realizzare gli scopi che si erano che si era prefissi e anche a fare molto meglio di quanto si pensasse. Questo, secondo me, è una, eh, un, una pietra biliare anche per progetti futuri ancora più ambiziosi. Io a questo punto ringrazio Fabiola Gianotti e Fernando Ferroni in particolare. Applausi Prima di. Che, che congedo, ma chiedo a Antonio Zoccoli di rimanere qui con me sul palco mentre ascoltiamo un ultimo intervento di Umberto Petrin, però dai allontaniamoci almeno lasciamolo solo. Umberto? C'è. Allora, grazie a Umberto Petrin eh, per averci accompagnato per tutta questa serata e apriamo l'ultima parte della serata con Antonio Zoccoli, vieni vicino a me, perché adesso andiamo eh, al futuro dell'INFN, eh, per cui abbiamo cinque giovani rappresentanti delle commissioni scientifiche, le cinque linee di ricerca in cui è organizzato l'INFN. Ti li chiamo io? Chiamate. Poi li intervistiamo uno per uno? Allora, Uh, intanto cominciamo da Leonardo di Venere, Valentina Mariani, Eugenia Naselli, Gaia Pupillo e Andrea Tesi. Che, insomma, siete, voi siete quelli dei prossimi 70 anni dell'INFN. Antonio, a te la parola. Valentina Mariani. Ora, abbiamo sentito Fabiola che ci ha raccontato... Quello che è stato fatto nell'HC, il futuro, tu sei in uno degli esperimenti in CMS, cosa ci aspetta il futuro? Il tuo futuro, cosa vedi te? Allora io mi occupo del futuro di LHC ma un futuro un po' più vicino rispetto a quello che avete menzionato voi e in particolare alla fase di alta luminosità di LHC, una fase che inizierà dal 2027 e durante la quale LHC ci fornirà molti più dati rispetto a quelli che abbiamo raccolto finora. Tanto per dare dei numeri, se adesso abbiamo circa 35-40 collisioni collisioni protoni-protoni, ogni 25 miliardesimi di secondo ne avremo 200, quindi il salto sarà enorme e se l'HC si aggiorna ovviamente anche gli esperimenti che lo abitano in qualche modo dovranno aggiornarsi di conseguenza e noi siamo chiaramente fortemente impegnati in questo, in questo tipo di upgrade e in particolare a Perugia con il gruppo con cui lavoro stiamo lavorando all'aggiornamento del tracciatore dell'esperimento che è proprio il cuore eh, dell'esperimento e quello che stiamo costruendo insieme ovviamente a tutta la collaborazione andrà a sostituire quello che è il rivelatore che sta attualmente raccogliendo dati perché questo non sarebbe in grado di sopportare tutta la, eh, la quantità di radiazioni che è prevista per, eh, per questo processo di, di alta luminosità e quindi il, il rivelatore nuovo sarà eh, più performante con tecnologie seguendo tutto quello che avete detto che ovviamente hanno 20 anni di esperienza in più che ci permetteranno quindi di eh, raccogliere dati in maniera migliore. Tutto questo per spingere ancora più avanti la nostra frontiera di conoscenza e quindi cosa scopri? E ve lo racconto tra un po' di anni, non lo so. <ride> Speriamo qualcosa che ci permetterà di rispondere alle domande che avete già, già raccontato. Allora, invece Andrea Tesi, INFN sezione di Firenze, qui ci spostiamo su un altro territorio, che è quello della teoria. Eh, qual è il ruolo della teoria nell'ispirare nuovi esperimenti? E dalla fisica astroparticellare fino, eh, fino allo spazio, dagli acceleratori fino allo spazio, in che direzione andrà muovendosi la ricerca? Purtroppo la teoria funziona molto meglio quando è guidata dagli esperimenti. Ehm, L'esempio forse più vincente della teoria che guida gli esperimenti è per l'appunto il modello standard che è stato formulato verso la fine appunto, degli anni 60 basandosi sui dati sperimentali presenti all'epoca. ma creando una struttura che li comprendesse e andasse anche oltre, una struttura che si basava principalmente su principi di simmetria, semplicità e tentativo di unificazione. Ma ovviamente eh, il modello standard, come è stato ribadito più volte nel corso di questa serata, spiega molto bene tutto quello che vediamo e anche l'universo, nel senso che, come ha detto il Presidente all'inizio, capiamo come funziona l'universo anche se non sappiamo che cosa contiene. Uno dei mh, problemi aperti che sono di più grande interesse per la, anche per la teoria è il uh, problema della caratterizzazione delle proprietà della materia oscura. Quindi in questo contesto la teoria può prendere spunto dal successo del modello standard, quindi basandosi sulle poche cose che sappiamo della materia oscura, sappiamo per esempio che... Costituisce soltanto il 4%, eh, scusate, la materia visibile è solo il 4% della, della materia che c'è nell'universo. Quindi, sapendo questo dato, possiamo cercare di sfruttare gli stessi principi di semplicità, simmetria e unificazione per formulare teorie de, per la materia oscura. Poi eh, sono ovviamente gli esperimenti che che ci aiutano nel discernere quali tra tutti i modelli prodotti dai teorici nel corso degli ultimi anni sono effettivamente realistici il lavoro teorico è fondamentale perché deve indicare la, la strada noi sperimentali che dobbiamo, dove dobbiamo addentrarci ma una volta che ci vediamo della teoria sì però in assenza di una teoria certa a cui affidarsi come forse accade in questo momento ma il tuo momento, sogno, cosa ci sogneresti di insegnare? Secondo me um, uno degli aspetti più interessanti oggi nella ricerca di frontiera delle alte energie è l'utilizzo delle onde gravitazionali per comprendere l'evoluzione dell'universo nei suoi primi istanti, perché le onde gravitazionali non solo ci possono dare informazioni su come si combinano uh, i buchi neri, e come, eh, ma anche su proprietà legate a fenomeni di... Eh, Transizioni di fase, anche transizioni di fase elettrodebole, quindi le onde gravitazionali ci possono dire anche qualcosa sulle proprietà del bosone di X. Guarda che tocca ancora a te fare le domande. Tocca a me. Sai? Allora, abbiamo da Bari, di Venere, che è un nome che è già evocativo e quindi ovviamente si occupa di astroparticle, giusto? Lavora su l'esperimento Fermi che è su satellite e quindi raccontaci cosa ci viene dallo spazio profondo, nei prossimi anni cosa ci aspettiamo. Sì, eh, uno degli aspetti di lo, della fisica astroparticellare è proprio il fatto che noi possiamo osservare l'universo con diversi occhi, come abbiamo già sentito durante, durante la serata, e uno di questi ci è fornito proprio dal satellite Fermi che eh, si occupa della parte più energetica dello spettro elettromagnetico, cioè le, i raggi gamma. E, diciamo, io ho avuto la fortuna di lavorare in questo esperimento da, diciamo, da, dall'inizio della mia carriera, di breve carriera da ricercatore, e eh, ho partecipato diciamo, proprio alle scoperte di cui abbiamo parlato oggi, cioè proprio l'inizio dell'astronomia multimessaggera, quindi la scoperta dei primi eventi di onde gravitazionali in coincidenza con onde. Con raggi gamma e la scoperta di neutrini in coincidenza con raggi gamma. E quindi diciamo, mettere insieme diciamo, l'idea di appartenenza a questa enorme comunità, perché eh, significa che tutti quanti studiamo alla fine la stessa cosa, cioè appunto l'universo, ma nello specifico proprio lo stesso evento, lo stesso oggetto, visto da esperimenti completamente diversi e diciamo collaborazioni completamente diverse. E quindi diciamo questa astronomia multimessaggera, sicuramente che ha aperto le porte a queste collaborazioni è eh, diciamo, una delle sfide sicuramente per il futuro. E, ma anche la materia oscura di cui abbiamo parlato è uno dei, dei, modi, diciamo, dei principali indiziati, che è oggetto di studio anche per i raggi Gamma e anche per il satellite Fermi che osserva eh, diciamo, continuamente alcune zone dell'universo, come per esempio il centro della nostra galassia. Dove ci si aspetta una grande quantità di questa materia oscura e quindi andiamo a cercare questi segnali da materia oscura um, che possono essere diciamo, anche uh, dei raggi gamma. E quindi il tuo sogno è? E il mio eh. sogno è, innanzitutto, diciamo, sicuramente, come dicevo, far parte di questa grande comunità che già lo sto realizzando è già un, una, un aspetto importante. Poi in realtà la, la parte diciamo, di studio. È Preceduta dalla parte di costruzione del satellite e dello strumento in generale, e come diciamo, io il mio sogno in questo caso è quello di partecipare alla costruzione di un nuovo satellite che possa essere inviato in orbita e possa a sua volta fare delle nuove scoperte. Visto che mi sono trovato nella fase diciamo operativa, già del satellite fermi, Però toccare con mano lo strumento e mandarlo in orbita, e mandarlo in orbita e vederlo funzionare però Antonio, guarda che questa domanda del sogno, prima non è prevista in scaletta, so poi siamo già in ritardo non di tre ore, non io non lo so come facciamo ad andare avanti così. Come Eugenia, Eugenia Naselli, dottoranda all'Università di Catania, Laboratori Nazionali del Sud dell'INFN, si occupa di astrofisica nucleare, che adesso tra gli obiettivi c'è quello di riprodurre le stelle in laboratorio? Allora, in effetti stiamo tentando di riprodurre delle condizioni nucleari che mh, siano appunto diciamo, simili a quelle della, insomma, delle stelle. L'aspetto principale è quello poi di investigare i principali meccanismi di reazione che determinano la sintesi degli elementi che compongono l'universo. Quello diciamo, che studiamo fondamentalmente ehm, appartiene a un ambito interdisciplinare che, appunto, è l'astrofisica nucleare, che fonde fisica nucleare, astrofisica e fisica dei plasmi. Recentemente si sta tentando anche con un approccio sperimentale innovativo di, eh, in un certo senso, andare oltre, quindi studiare la radioattività direttamente, eh, appunto, in questi ambienti eh, che possono emulare le condizioni stellari, che, tra l'altro, è anche il principale obiettivo del progetto. Pandora all'interno del quale le mie attività di ricerca sono svolte ai Laboratori Nazioni del Sud. Eh, generare eh, un ambiente appunto stellare eh, vuol dire a partire dalla materia ordinaria riscaldarla a un punto tale eh, da portarla a diciamo, temperature di milioni di gradi anche più e inoltre ovviamente poi bisogna eh, contenere questa enorme densità di energia e di calore e in questo caso viene diciamo, in vantaggio la, la tecnologia, come è stato detto più volte durante la serata, ad esempio con l'impiego dei magneti superconduttori che però devono operare a temperature bassissime, prossime a quelle dello zero assoluto. E questo ancora non basta perché poi vogliamo anche studiare cosa accade quindi in questo ambiente e per poterlo fare adoperiamo l'intensa radiazione che viene emessa e, e quindi anche noi ci siamo dotati di molteplici occhi, cioè diversi strumenti e tecniche di diagnostica eh, che ci permettono appunto di rivelare la radiazione a diverse energie, quindi dai raggi X visibile o nel radio per poter avere una conoscenza complessiva. Perché studiare la radioattività? La radioattività ci spiega, cioè definisce come un nucleo atomico cambia in un altro e quindi come si trasforma per effetto di una delle interazioni fondamentali che è la forza debole, che fondamentalmente diciamo, regola anche il funzionamento del diciamo, nostro sole e delle stelle. L'impatto è proprio dovuto al fatto che anche grazie a questi processi, a queste trasformazioni, che è avvenuta diciamo, la formazione degli elementi che oggi compongono. Universo, quindi di noi stessi. L'interesse di studiarli direttamente in questo ambiente stellare deriva dal fatto che eh, sembrerebbe che l'ambiente, eh, diciamo, possa influenzare tantissimo eh, la rapidità con cui queste trasformazioni avvengono ed è proprio quello che vorremmo investigare. Poi come spesso accade ovviamente eh, diciamo, quando si tenta di eh, spostare in avanti la conoscenza diciamo, della natura poi si hanno appunto ricadute anche in ambito tecnologico e applicativo, quindi ad esempio in ambito energetico nel caso della fusione nucleare. Quindi la speranza in questo caso è insomma poter contribuire ovviamente ad ampliare la conoscenza in questo ambito che reputo certamente diciamo, affascinante e quindi appunto diciamo, ampliare la conoscenza dell'universo. Ultima, last but not least, Gaia Pupillo. E lei, dopo che abbiamo sentito tutti i suoi colleghi che fanno ricerca di base, lei invece usa le nostre tecnologie per la società, a Legnaro. Sì, diciamo che ci proviamo. <ride> eh, perché a Legnaro abbiamo un ciclotrone che è un po' speciale perché non ce ne sono tanti di acceleratori di questo tipo. In Europa sono solo due. E a Legnaro, quello che vorremmo fare è fare sia ricerca in fisica nucleare e astronucleare, e, e diciamo ricerca in fisica applicata. E quello di cui mi occupo io è cercare di studiare nuovi metodi attraverso l'uso del fascio di protoni prodotto appunto dal ciclotrone per produrre radionuclidi che sono utili in medicina. Eh, nello specifico i radionuclidi che ho studiato in questi ultimi anni vengono definiti teranostici perché hanno questa caratteristica che nel decadimento emettono radiazione che può essere utilizzata sia per fare diagnosi che per fare terapia. E quindi con questo tipo di radionuclidi si possono marcare dei radiofarmaci che vengono prima somministrati ai pazienti per fare una vera selezione del paziente che esprima i recettori cellulari. Per i quali i radiofarmaci sono stati costruiti, e successivamente fare una terapia mirata, e quindi andare sempre più verso una personalizzazione della terapia. E questo ambito di ricerca per me è molto entusiasmante, perché è veramente multidisciplinare, quindi parte dalla fisica nucleare, ma passa per scienze di materiali, radiochimica, eh, biologia, dosimetria, fino ad arrivare alla medicina nucleare. E quindi. Eh, per risolvere al meglio un'unica domanda che è portare al paziente dei radiofarmaci innovativi con radionuclidi nuovi e emergenti, bisogna guardare il problema da diversi punti di vista, non solo quello della fisica nucleare, ma è da lì che io vengo e quindi per me è veramente un'occasione molto, molto bella. Insomma, sono molto contenta di poter portare questo nel futuro, forse degli NFN. Grazie mille. Ragazzi, io vi chiamo ragazzi perché ero... noi eravamo già al mondo quando Galileo faceva gli esperimenti <ride> col piano esatto. inclinato, per cui voglio dire, noi possiamo permetterci questo lusso, grazie tantissimo, in bocca al lupo anche per averci raccontato il vostro lavoro con l'entusiasmo che traspare dalle vostre parole. Grazie, grazie. davvero e buon lavoro. E, e niente, siamo arrivati alla fine. Ci vuoi dire due parole giusto per chiusura? Ah, diciamo che abbiamo visto la storia dell'INFN, abbiamo visto dove siamo arrivati e adesso abbiamo visto dove stiamo andando. Io penso che è bello vedere, avere dei sogni e cercare sempre di spostare avanti le frontiere della conoscenza che è nel nostro DNA. Secondo me abbiamo. Dobbiamo fare anche un'altra riflessione, abbiamo visto, abbiamo vissuto un tempo complicato. Guardare me... No, non sto... abbiamo vissuto un tempo complicato e dobbiamo trarre degli insegnamenti da questo e secondo me un insegnamento che dobbiamo trarre è che occorre adesso che le diverse discipline della ricerca abbiano più comunicazione, più sinergia, che lavorino più insieme. Fino adesso siamo sempre stati abituati a fare le nostre ricerche nel nostro campo e trovare le nostre applicazioni e dare il nostro contributo su determinati temi. Adesso, secondo me, sarebbe il momento e l'occasione è questa in cui mettere a disposizione le conoscenze che ogni ente di ricerca, ogni università, ogni gruppo di ricerca che venga da diverse discipline hanno, come è stato fatto per la pandemia, e cercare di fare un passo in avanti in questa direzione, quindi avere una maggiore sinergia e una maggiore collaborazione. Secondo me questo ci ha insegnato questo momento ci ha insegnato quanto è importante la ricerca e quanto è importante la collaborazione. Noi lo facciamo già nel nostro tipo di ricerca, abbiamo delle collaborazioni internazionali enormi. Occorre che queste collaborazioni per spostare ancora avanti la ricerca e la conoscenza dell'umanità siano più interdisciplinari, ci sia più collaborazione tra i diversi campi. Quindi io mi auguro ai prossimi, al prossimo anniversario, dove siederò in platea a vedere dove siamo arrivati tra dieci anni, di avere anche un contributo che eh, sia più coeso tra le diverse discipline della ricerca e della conoscenza. Allora. Presidente Zoccoli, con un ritardo che neanche un regionale quadratico medio andiamo a chiudere la serata ringraziando tutti i presenti, tutti coloro che ci hanno accompagnato, però vi chiedo solo due minuti per un breve video che è un tributo a tutti i presidenti che hanno portato l'INFN fin qui, dove è ora, dopo 70 anni e grazie a tutti e non è da pensare che la mente umana, nell'investigare quelli che sono i processi della natura, debba incontrare delle difficoltà, delle incoerenze insormontabili. E ora, alla fine del secolo, nascono due nuove forme di astronomia, l'astronomia con le onde gravitazionali e l'astronomia eh, con i neutrini. E saranno dei nuovi campi che aggiungeranno delle nuove conoscenze sull'universo. Esso è, insieme ad altri due elettrosincrotroni esistenti nel mondo, l'elettrosincrotrone più potente del quale oggi si possa disporre per la ricerca. Si parla qui di quella curiosità, ben intesa, che alla fine risulta sempre, come sempre risultata, in un miglioramento del viver civile. del pensiero scientifico, sono tutte, ripeto, tutte venute dal totalmente inaspettato. Non se l'aspettava nessuno che dovessero esistere i raggi cosmici. Un evento visto in, nello specchio è ancora un evento possibile, quindi Canica Classica è perfettamente... Simmetrica rispetto a questa riflessione speculare, e invece è venuto fuori che la fisica delle particelle è totalmente asimmetrica. Quindi era una situazione di confusione che si sarebbe chiarita solo dopo il '74 con la scoperta della particella James I. La cosa più vicino al vision anglosassone è idea concetto. Sta entrando in realtà nell'uso il dare quel significato alla parola eh, visione. Si tratta semplicemente del fatto che esiste un grossa materia nell'universo che non emette luce, che non emette luce che quindi ne cambiamo l'esistenza solo attraverso l'influenza che ha sugli altri corpi celesti, cioè attraverso le, le, le forze gravitazionali. Pesa moltissimo. Pesare molto vuol dire che necessita una grande energia per essere prodotta, quella che l'universo aveva a disposizione quando probabilmente l'ha messa in giro ai tempi iniziali. Il Large Hadron Collider del CERN è la manifestazione eh, più alta della nostra capacità di coniugare le nostre capacità tecnologiche con eh, il tentare di dare la risposta a quella che è la nostra eh, domanda finale perché alla fine ha prodotto noi. Che nel 1800 siamo in un momento in cui alcuni scienziati dicono addirittura non c'è più niente da scoprire, oramai sono tutti i dettagli. E come sempre succede quando si arriva a questo punto e si mette in dubbio il procedere, il processo di avanzamento della conoscenza, avvengono dei fatti speciali, spettacolari, che aprono nuove frontiere. Bene, grazie a tutti per essere aver resistito fino alla fine, è stato un piacere essere qua con tutti voi in persona finalmente e fatemi fare un ringraziamento a Marco Cattaneo e a tutti gli ospiti che sono saliti sul palco e che hanno partecipato a questo evento. a tutti quelli che hanno contribuito all'organizzazione del nostro evento, quindi l'Ufficio Comunicazione, l'Ufficio di Presidenza. E fatemi fare un ringraziamento a tutti i ricercatori, tutti i tecnologi, tutti i tecnici e tutti gli amministrativi che in tutti questi anni ci hanno aiutato a fare ricerca. Grazie.